Allora, vediamo un po' se sì, sì, se sentite... Sì, ok. Allora, eh, come al solito, nelle altre tre puntate, questa è la quarta come vedete, ehm, ho bisogno di, una, ehm, di, di ridire in realtà da dove siamo partiti in alcune ehm, eh, slide che metto sempre all'inizio per fare sostanzialmente il punto della situazione. Cercherò di essere breve, non è facile, eh, quindi correrò, eh, però sappiate che eh, la, la conferenza poi avrà il suo slide che si può scaricare e quindi ognuno potrà vedere tutte le cose che ho detto velocissimamente e andare a controllare tutte le voci bibliografiche. Eh, soprattutto per quanto riguarda quelle persone che ogni tanto mi scrivono e mi dicono: Lei ha detto un mare di cazzate. Allora, quelle cazzate lì le trovi nelle voci bibliografiche che sono scritte qua sotto. Eh, questo è. Il problema, quando io ho scritto questo libro non lo volevo scrivere, però l'editore mi ha ehm, ma 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 pigiato parecchio per fare questo, io non sono uno scrittore di libri perché non ce n'ho voglia sostanzialmente e perché quando ho detto una cosa l'ho detto, detto una volta sola, non ho più voglia di ripeterla, perché sono pigro sostanzialmente e poi perché ho scoperto chiaro che le conferenze le facevo per me, cioè mi parlo addosso, mi garbo mi piace, però ho detto una cosa interessante e mi vengono in mente delle altre idee mentre, mentre chiacchiero. Allora, il punto di partenza è eh, la piramide di, eh, di Knun Kufu che è la piramide di Cheope sostanzialmente, è una macchina ad acqua ed aria no? e che eh, crea eh, una vibrazione che produce il distacco della parte animica da un donatore e la spinge dentro, dentro il corpo del faraone ed esso rivive, cioè, detta così, è, la cosa è tremenda. Io eh, ho schiacciato, però aspetti, eh? torno indietro. Eccola qua. Allora, bisogna fare. Breve riassunto delle puntate precedenti. Cioè eh, 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 la Piramide di Cheure ha circa 36.000 anni. Non l'hanno costruita gli antichi egizi. Eh, sostanzialmente eh, noi non sappiamo niente di quello che c'è scritto sui libri, però sappiamo una cosa di quello che c'è scritto sui libri, che è tutto sbagliato. Quindi, partendo da questo punto di vista possiamo farci delle, eh, delle idee ora. In queste prossime rapidissime eh, slide vi mostro quello che io ho scritto sul libro. Poi eh, entriamo nel, eh, nell'argomento di oggi. E l'argomento di oggi è ma come hanno fatto a costruirle queste piramidi? Ma quello che c'è scritto nel libro, da cui siamo partiti, è la cosa seguente. Ovviamente le prime tre o quattro slide sono tutte uguali. Cambia semplicemente la scritta qui. Quindi, io non ve le faccio neanche scorrere, perché poi a casa con calma, se avete voglia, ve le leggete. Ora seguite il mio discorso. Questa è la sezione della piramide di Gnum. Come vedete qui in basso c'è una piscina che si riempiva d'acqua. L'acqua veniva presa dal fiume, dal Nilo, che scorreva una volta molto più vicina alla piramide. Da una serie eh, di cui poi il progetto... Ehm il progetto è un progetto che diventa pitagorico, cioè magari è Pitagora o qualcun altro che ha scoperto questo modo per tirare su l'acqua, ma in realtà veniva fuori, Pitagora è stato dieci anni in Egitto a studiare, quindi l'ha presa da lì, l'acqua si riempie fino a una certa altezza. Qualcuno si potrebbe chiedere, e noi ce lo chiediamo, ci facciamo le domande che non si è mai fatta nessuno, ma perché la piramide la potevano fare qua? e si capisce che non la potevano fare qua perché si sarebbe riempita d'acqua la piramide questo è un motivo del perché è stata fatta più in alto l'acqua la che è attorno alla piramide prevede che ci siano siano state trovate due barche di cui una è che gira Attorno alla piramide, ci giravano attorno perché gli operai dovevano fare delle cose che poi vedremo, e quindi ci si doveva andare in barca perché chiaramente non si poteva fare altrimenti. Ci sono questi muri attorno alla piramide di Cheope che sono le, le, le vestigia antiche di quelle che dovevano essere i muri di contenimento di questa quantità di acqua, cioè tutto il percorso che è stato ritrovato dal Nilo alla piramide che per portare sull'acqua, proprio una conduttura. Le due barche, pensate, eh, sono molto controverse. Eh, le barche, perché eh, qualcuno, chiaramente il classico. Egittologo del momento dice: eh, si tratta di barche che servivano per portare l'anima del faraone nell'altro mondo. Sì, però queste barche non hanno neanche l'albero che regge la vela, non c'è neanche il buco per mettercelo, non sono state costruite per viaggiare con la vela. Sono barche che vanno solo a remi. E uno si può chiedere come mai, perché non servivano per viaggiare sul Nilo o per trasportare il faraone, ma servivano a remi per spostarsi qui. E soprattutto sul lato sud e sul lato nord, perché quest'acqua, attraverso una serie di eliche che poi vedremo, portavano l'acqua a circa 78 metri per farla entrare da questa parte. L'acqua a 78 metri entrava in questo shaft, in questo e riempiva la, la, la stanza del Faraone fino a una certa altezza. Lo shaft è alla stessa altezza di questo cosino qui che vedete, questo rettangolino, che è il, 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 la, la strana vasca di granito che sta nella stanza del Faraone. E io venni, eh, tutto cominciò perché un giorno vidi foto una fotografia di questa stanza e mi accorsi che il buco, cioè lo shaft, stava a esa esaltezza della. Del, 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 Dell'altezza della, della, della vasca. Dico, ma come mai è alla stessa altezza della vasca? Se questo si riempie di acqua, dopo, eh, fino a un certo punto, l'acqua non entra nella vasca perché uscirà dall'altro shaft che era posto alla stessa altezza, per un principio di vasi comunicanti. Ho detto, ma guarda che strano. No? E da lì è nato tutto, perché se allora ho cercato le tracce dell'acqua e cosa si scopre? Che se Riempie di acqua fino a un certo punto, poi l'acqua esce, va fino a questo punto e quella che c'è in più uscirà. E qui c'era la spiegazione del perché la, le facce della piramide non erano lisce, ma erano in realtà incavate indentro. Perché incavate in dentro? Perché era una specie di grondaia di pietra, cioè l'acqua non, non avrebbe spruzzato dappertutto su quella superficie gigantesca, ma si sarebbe incanalata solamente al centro per tornare in basso da una parte e dall'altra. Quindi sono eh, grondaie sostanzialmente. Quello che succede è che qui ci sono E1. la uno. Queste due stanze sono state trovate, già si sa che ci sono. Non ci si può andare perché non si è trovato il modo di andarci, ma ci sono, una è stata trovata con la spettroscopia a muoni, che è una cosa complicatissima, un'altra è stata trovata perché qui, nella stanza, quella che è chiamata la stanza della regina, ci hanno preso un robottino e l'hanno schiaffato fino qui in cima, e sono andati a vedere a circa 18 metri di distanza da qui, 17 metri rotti, e qui c'è un'altra stanzetta con un'altra porta e di là dietro non si sa bene che cosa eh, succeda. Um. Mm. In questi due posti io suppongo che ci sia una deviazione degli shaft, perché gli shaft della stanza della regina non escono all'esterno, nessuno ha mai trovato l'uscita. Quindi è inutile che mi si venga a dire che questi sparano chissà contro su quale galassia, su quale stella, perché non è così, banalmente. Ma quello che succede è che, quindi, anche la stanza della regina si riempie fino a una certa altezza, si riempie a un certo punto anche lo shaft di uscita e si crea un circuito tra la stanza di sopra e la stanza di sotto, che questo circuito in fisica si chiama tubo di quinque. Il tubo di quinque è una cosa per cui questa stanza di sopra, se io ci emetto un suono qui, questo suono attraverso l'acqua, potrebbe essere anche l'aria, ma attraverso l'acqua, a 1.400 metri al secondo, passa nella stanza di sotto, e a seconda della lunghezza che noi abbiamo a disposizione per questi tragitti, sotto arriva alla stessa identica frequenza della stanza di sopra. Tubo di quink, in, in, in questo uh, posto uh, succede qualcosa. Cosa succede qui? Qui un povero disgraziato viene preso, viene sbattuto e viene messo qui dentro, nella vasca. E sta lì e non si bagna, vi posso assicurare. E qual è la frequenza che dalla stanza di sopra deve passare alla stanza di sotto? Perché si parla di frequenze sonore, no? La frequenza è, eh, bisognava calcolarla, ma allora ci siamo resi conto che c'era questo aggeggio qua, che viene, vedete, questo è l'ingrandimento, è una specie di roba a cinque livelli che è sostanzialmente un filtro passa basso, cioè serve perché per far entrare nella eh, stanza del faraone, <coughs> che poi col faraone non c'è niente a che vedere, una frequenza molto bassa che sia al di sotto dei 10 Hz. Come si fa a dire questo? È semplice. La piramide è una specie di sassone gigantesco. Il vento ci sbatte sopra, vibra tutto quanto. La frequenza arriva qui e viene convogliata qui sotto, si nota una cosa interessante. Chi va a vedere come è costruito questo Zed, lo chiamano così, scoprirà che la parte di sotto di questi pietroni è completamente liscia. La parte di sopra è schiccherata, come si dice a Livorno. Cioè non è, non è, è grezza, è lasciata grezza. Questo perché? Perché si sa che il suono, eh, a secondo della sua frequenza, ha la possibilità di penetrare nella roccia, 4.000 metri al secondo nel granito, eh, più facilmente a secondo della, ehm, de della sua lunghezza d'onda. Se la lunghezza d'onda è più bassa, la frequenza passa, ehm, se la, fre la frequenza è più alta, viene rigettata fuori e si ha più possibilità che una situazione del genere rigetti fuori frequenze alte che non frequenze basse. Quindi a secondo di questi cinque passaggi, quello che succede è che si screma sempre, in ogni passaggio, eh, le frequenze sempre più alte che vengono rigettate fuori, mentre arrivano le frequenze basse. Questa stanza qui, dai conti fatti al computer, eh, vibra a 32,8 Hz. Eh, la stanza è... Come del resto, questo posto dove c'è il, il povero disgraziato dentro, sono costruzioni che dipendono da pi greco, la sezione aurea e 432. Sono numeri precisi fino all'ennesima cifra dopo la virgola, con i conti, con le misure si può arrivare fino alla terza, alla quarta, alla quinta, perché chi è che ha un metro preciso da misurare precisamente queste cose? Quello che succede è che questa stanza ovviamente è chiusa, quindi eh, si crea una frequenza precisa. La frequenza di 32,8 Hz è solo una frequenza portante, perché all'interno di questa vasca si crea, con i conti che voi potete andare a vedere se ne avete voglia sul libro, se ci credete, eh, qui si, si crea una frequenza di 3,89 Hz. Che moltiplicata per 32 e 9 Hz sostanzialmente fa 128, cioè 2 alla quinta, un numero preciso. Ma guarda che strano! 2 alla quinta che viene portata sotto. Sotto c'è praticamente questa stanza, vedete? È rigirata perché in realtà questo cunicolo qui starebbe da questa parte. Eh? Ma quello che succede è che in questa stanza, come vedete, c'è un, 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 un buco nel muro, un buco fatto strano, fatto così. A scalini che entra dentro. Questo buco nel muro si vedeva chiaramente dalle fotografie che ho riportato nel libro e che qui non riporto, che aveva davanti una, una chiusura probabilmente in legno che non permetteva all'acqua di entrare dentro questa cripta, questo ehm, chiamiamolo buco. Questo buco rappresenta semplicemente una cassa di risonanza come fosse quella stanza, una grande arpa. L'acqua con questa frequenza vibra, passa attorno al legno, il legno eh, rilascia nell'aria e fa risuonare questa cassa di risonanza che ha delle strutture precise, dei numeri precisi e la frequenza viene rilasciata nell'ambiente, nell'aria. In questo contesto, qui, in questo punto qui, c'è nel pavimento un buco rotondo che fa capire come nel mezzo c'è sta qualcosa di cilindrico appoggiato che si poteva vedere anche questo qualcosa essere incastrato nel muro dietro, perché qui a questa altezza c'è un buco che serve per incastrare sta cosa. E questo buco, guarda caso, ha le stesse dimensioni. Qui dell'entrata di questo cunicolo 1,11 cm. Cioè l'hanno costruito fuori e ce l'hanno fatto passare a pelo a pelo. È una specie di, 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 di cilindro. Io penso che il cilindro, noi non ce l'abbiamo più questo cilindro, ma doveva essere un cilindro di, di legno, perché il legno è l'unica materia che a quel punto si poteva utilizzare, ma che sarebbe stata distrutta dal tempo. Ed è per questo che non l'abbiamo trovata. Una grossa gigantesca canna d'organo che con le sue misure avrebbe eh, trattenuto i 32,89 Hz dell'onda portante e avrebbe rilasciato solo i 3,89 Hz, che è la frequenza della parte animica, di quella parte animica che noi avevamo calcolato in altri lavori, in altri studi, in altre cose che non c'entravano niente. Ma guarda caso era lo stesso numero che io mi ritrovavo fra le palle mentre stavo studiando la piramide di, di Cheope. Allora quello che succede è che qui ci si metteva un povero disgraziato e qui dentro ci si metteva il faraone. La frequenza 389 Hz, che è la frequenza della parte animica, se i miei conti e le mie ipotesi di lavoro sono giuste, si staccava da quel povero disgraziato e finiva qui dentro e qui il faraone veniva rigenerato. Questa sembra una cosa tremenda, incredibile, assurda. Però nelle altre tre puntate ho spiegato tutta una serie di cose del perché questa cosa in realtà accadeva. Eh, si tratta di svuotare a questo punto la piramide perché il faraone così rigenerato. Questo era quello che succedeva anche nelle ipnosi regressive, quando noi vedevamo il prodotto disgraziato che veniva ficcato in un tubo orizzontale, era sottoposto a una strana bassissima frequenza, la parte animica si staccava e usciva dal contenitore, guardava tutto dall'alto e veniva introdotta in uno strano cilindro trasparente in cui c'era un alieno che riviveva. Settori completamente diversi, mi ritrovo, sono perseguitato dalla stessa cosa, poi ci sarà un motivo del perché che vedremo alla fine di tutta questa storia. La morale. Il faraone rivive e deve essere tirato fuori da lì. Quindi bisogna svuotare la piramide con l'acqua. Per fare questo si comincia da qui e si tirano su le eh, saracinesche che bloccano questa uscita. Vedete qua in alto, lì ci sono nel muro, nella stanza, nella prestanza, la numero 5, nel muro ci sono i tragitti che le corde facevano incastrate per tirare su. La, la, le saracinesche e qui ci sono, vedete delle cose tonde c'erano dei rulli dove queste corde venivano avvolte e dietro questo masso c'erano due o tre, non lo sappiamo persone che tiravano le corde, perché c'è questo masso qua l'acqua ci passava sotto quando si alzava, l'acqua usciva di qua perché se non ci fosse stato questo masso l'acqua avrebbe spazzato via i poveri operai che erano lì e li avrebbe sfracellati perché avremmo ritrovato gli scheletri qua in fondo. Eh. Allora si dovevano riparare qui dietro. L'acqua esce, percorre tutta questa galleria e poi trova eh, qui Un, uno di questi massi che sono questi. Vedete questo punto qui è questo. Ci sono stati trovati dai primi che sono arrivati lì dentro tre massi accatastati, uno dentro, uno di cui uno rotto, spezzati. Questi sono dei rubinetti, questi rubinetti venivano posti in determinate posizioni. Uno viene posto qui per evitare che l'acqua esca e serve a tappare l'acqua della stanza della regina. Un altro viene posto qui e un altro viene sollevato in alto, in aria. Arriva l'acqua e l'unica possibilità che ha è di scendere qui nella stanza non finita. Hanno avuto 4.000 anni per finire la stanza. Dico, ma perché non l'hanno finita? Perché è una stanza che è un, un deposito di acqua. L'acqua finisce, vedete qui? Qui c'è tutto tappato, ma in realtà qui c'è qualcosa che riporta l'acqua al Nilo. E ci si può chiedere a che cosa serve questo cunicolo tappato. Questo cunicolo tappato serve quando tutto è finito a stappare, a svuotare la vasca gigantesca che serviva a tenere l'acqua della piramide. Una volta svuotata la stanza del, in alto del povero disgraziato, bisogna svuotare quest'altra stanza. Allora il pietrone viene tirato su. Questo pietrone viene spostato indietro e viene tirato su. Qui ci sono dei blocchi, dei buchi nel granito che fanno vedere come ci dovevano essere delle pulegge di legno che tiravano su questo blocco. L'acqua esce e qui non ci può andare perché qui c'è uno di questi blocchi a una certa altezza, cioè proprio il posto dove si ferma, dove si blocca, dove si incastra e l'acqua torna giù e se ne va. Però facendo così questa stanza non si svuota completamente, perché vedete com'è fatta? Si svuota fino a un certo punto, che è qui. Qui c'è uno scalino. Questo pezzo qui... Scusate. Allora Perché se no mi rimetto gli occhiali. Ecco qua. Allora. Ecco qui. Questo pezzo qui, in fondo è ancora pieno d'acqua e deve essere svuotato. E come si svuota? Si svuota eh, perché c'è un buco qui, in questo punto, nel pavimento, e si nota che questa stanza è esattamente sopra il grotto, lo chiamano così questo posto. Quindi c'è un buco, qui nel, nel soffitto di questa stanza c'è un buco che corrisponde esattamente al buco che c'è nel pavimento della stanza di sopra. Questo poi lo potremo vedere in seguito. Allora andiamo avanti, queste cose sono tutte scritte qui, quindi non ve le racconto sì, su, su, via indietro, un pochino in avanti, ecco, ecco qua, ma qui vi faccio vedere quando l'acqua. Questo siamo nella stanza del faraone. Nella stanza del faraone, come vedete, uno degli shaft, cioè dei buchi per, che, quello che fa uscire l'acqua. Guardate com'è ridotto dall'acqua che usciva da lì. Cioè si vede chiaramente che non è stato picconato dai cercatori di tesori, come si dice in giro nel mondo degli egittologi, ma è corroso dall'acqua. L'acqua esce e guardate qui per entrare nella grande eh, galleria, questa qui vertica, eh, obliqua, ehm, guardate che salto che fai, guardate come è stata ridotta qui il, il granito. No? Questa cosa non si vede più perché Zakiha Owas ci ha messo sopra una cosa di, di degno, per non farla vedere. E guardate che qui ci sono dei gradini. Gli operai camminavano qui e qui. Qui ci arriva, ci scendeva l'acqua e in questi gradini c'è ancora la traccia dell'acqua che scende. E perché ci sono i gradini? Ci sono i gradini perché se se lo faccio su un piano inclinato, l'acqua arriva fino in fondo a 200 km all'ora e spazza via tutto quello che c'è. In fondo ci sono le strutture per alzare e abbassare i blocchi di pietra, quelli si li mangia vivi, la, la, la velocità dell'acqua. E allora va fatta come la regia di Caserta, a scalini, perché così l'acqua mantiene la stessa velocità. Eh, che dire, anche qui ci sono vedete le tracce dell'acqua quando si svuotavano gli shaft nelle vecchie fotografie si vede chiaramente per tirare su l'acqua c'è questa cosa questo è un, un, viene chiamato disco di Sabu è una roba che c'è se ne è trovato un solo campione che è al museo egizio e se voi la, è, è di scisto è un pezzo solo non si potrebbe fare neanche con una stampante 3D noi non lo sappiamo fare quello lì. No? Quello lì è, è, c ha, c ha dei particolari. Ora non entro nei particolari perché la storia è lunga, ma nel libro c'è scritto. Che mostrano come se io metto in rotazione in verticale questa cosa, l'acqua viene schizzata in su, in alto, e tanti di questi dischi portano l'acqua in alto, in alto, in alto, e gruppi di questi dischi eh, avrebbero potuto portare l'acqua a 78 metri d'altezza. Eh, che dire? Qui c'è, eccolo qua, qui si vede male, ma nel, nel, insomma nel libro si vede meglio, nello, nello slide si vedrà meglio, qui c'è il buco, de, 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 qui siamo nel, nel cunicolo che porta alla stanza della regina, quello sotto, dove in realtà c'era il faraone. Vedete, qui c'è la porta perché si vede com'è illuminato da un faro. qui c'è un signore accucciato e qui subito all'inizio c'è il buco che... Un, un vero buco che si stappa e l'acqua scende al piano di sotto. Ma notate che nel muro ci sono delle strane cose. Qui le vedete meglio. Che cos'è questa roba qui attaccata alla parete? È serviva per metterci delle tavole perché gli operai, quando si era svuotata la piramide fino a un certo punto, dovevano finire andare a, a stappare le, le, il, bu il buco per svuotare tutta la piramide e quindi camminavano su queste tavole. Del resto questa è la mappa del cunicolo, eh, qui c'è la stanza della regina e qui ci sono delle cose molto strane. Innanzitutto questo è il percorso che si vede nel pavimento dell'acqua. Quando c'è un masso qui a questa altezza qui e il masso viene tirato indietro, ecco che l'acqua che è ferma comincia da questa stanza a sbattere contro questa parete e poi evidentemente fa tutta questa serie di ghirigori che noi ci troviamo. Ma cosa sono questi drill, questi buchi che sono uno distanziato dall'altro nel pavimento? Sono i fermi a cui il, il blocco di chiusura doveva essere eh, posto. Perché? Ci sono diverse posizioni. Perché? Perché tutto il sistema, che è un tubo di quinque, va ehm, eh, regolato. Il tubo di Quink ha una di queste due parti che è come la culissa di un trombone, si allunga e si accorcia per fare in modo che il percorso delle due onde sia tale che in fondo ci sia esattamente quella frequenza. E come fare con una costruzione di pietra di questo genere? Non si può allungare lo shaft che è di pietra, si può variare il volume della stanza di sotto. Per variare questo volume questa pietra veniva posta esattamente ad una giusta eh, distanza. Fine. Questo era tutto quello che io avevo tirato fuori nel libro in 30 secondi, l'ho detto forse un po' di più, ma... e nelle puntate precedenti ho fatto vedere un certo numero di cose, quindi chi è interessato se le va a vedere, eccetera, eccetera. Oggi ci tocca invece a parlare di questo problema, ma come hanno fatto a costruire questa roba, perché nessuno lo sa. O meglio, gli egittologi sparano cazzate ma, eh, ma toste pensate per esempio eh, che la stanza eh, del faraone quella in alto prevede che eh, il sarcofago che è un pezzo di, di, di granito unico non passi dalla porta sapete cosa dicono gli egittologi che la piramide ci è stata costruita attorno che è incredibile, cioè o mi pigli per il culo o mi pigli per il culo, qual è la terza possibilità? Mi pigli per il culo. Allora dobbiamo cercare di capire che gli egittologi non usano e nella ricerca è la cosa più importante, il buon senso. Andiamo alla ricerca di una... Di, 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 poniamoci delle domande innanzitutto, no? E do, dobbiamo notare questo. E le domande poi sono queste, no? Come sono stati tagliati i blocchi? che sono serviti per costruire la piramide, eh, come sono stati lavorati e modellati, perché noi non ne abbiamo la più pallida idea, da dove vengono eh, dove sono stati estratti, eh, che, che tipo di composizione hanno per saper riconoscere il luogo da dove l'abbiamo tirati fuori, come sono stati trasportati, perché pesano delle tonnellate, come sono stati assemblati, perché sono attaccati che non c'entra neanche una scheda telefonica nel mezzo, quali differenze esistono tra le piramidi, per esempio di Cheope e altre costruzioni Megalitiche di questo tipo, cioè che ne so, le altre piramidi che noi troviamo in tutte le altre parti del mondo. Questo signore qui è un chimico, si chiama Davidovitz, e è stato quello che si è avvicinato, secondo me, di più alla spiegazione del tutto. Perché lui dice: guardate, te lo spiego io come funziona, ho capito tutto. E parte da una banale osservazione che nessuno. Ovviamente ha la più pallida idea di come è stata fatta questa cosa, però lui dice: Sapete che cosa ho pensato? Ho pensato che le pietre non sono state eh, scavate da qualche parte e portate lì, c'è stato fatto un impasto, cioè le hanno costruite sul posto. Hanno costruito cioè una cosa che si chiama un biopolimero. E lui scrive questo, questo articolo, che è uno dei principali che lui ha scritto e pubblicato su riviste scientifiche. Dice: Why! Perché i faraoni hanno costruito le piramidi con fake stones, cioè con pietre finte, false. E, e, e qui ti dà la sua idea: è stato tutto un problema di eh, impasto e studia queste cose e lui dice se fosse stato un impasto non ci sarebbe stata eh, necessità di spostare i blocchi perché l'avremmo costruiti lì eh, mh, e così non avremmo avuto problemi di assemblaggio perché l'avremmo fatti lì con delle casse di legno come si fa oggi col cemento armato la, la, la quantità di acqua trovata all'interno dei blocchi è una quantità di acqua elevata, come se l'impasto avesse avuto bisogno di acqua, impasto che era fatto di diversi materiali che lui poi specifica nei suoi lavori. E poi si trovano, e questa è una cosa interessante, all'interno dei materiali, roba organica, pezzi di capelli, pezzi di fibre di legno. Come fanno a trovarsi dentro il materiale che è granito? Dentro non ci metti le mani, invece se fosse stato un impasto... Magari sono cascati dei capelli all'impastatore. Allora, E soprattutto ehm, ci stanno nel mezzo, guardate bene questa fotografia e stampatevela nella testa perché a un certo punto tornerà. Nel mezzo, aprendo questi blocchi, si trovano queste strane cose. In un blocco di granito trovi una figura del genere. E questa com mai? come mai? E eh beh, dice lui, è venuta perché vedi, hanno fatto l'impasto, hanno girato la, la roba e eh, ecco qua. Eh, quindi è chiaro che è così. Soprattutto, soprattutto la non esistenza di materiale di scarto. Non è stata trovata neanche una schegge. Te prendi questa, questa immensa piramide, costruisci tutti questi pezzi che scalpellerai, romperai, non ti casca un pezzo, una scheggia, niente. Non c'è un pezzo che è stato buttato via, non ci sono schegge e questo fa pensare che il signor Davidovitz aveva ragione. Dopodiché, lui pubblica diversi lavori. Hanno un, certo successo, hanno un certo successo, lavori, lui è un chimico, quindi sulle riviste scientifiche e di storia. Poi a un certo punto lui, siccome è francese, va al Louvre e trova una stele, la, la stele di Irtisen, dove ci sono scritte delle cose strane. E lui dice, vedi, nella stele di Irtisen c'è proprio scritto quello che ti dico io, e qui con calma a casa vi leggete tutta la storia della stella di Irthesen, ma io vi dico chi cazzo è Steve È un, 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 un architetto, un costruttore, uno di quelli, e lui lo dice, perché nella stella di Irthesen c'è scritto, io sono un costruttore tal dei tali che so fare, c'è scritto, eh, so intagliare la pietra, so eh, come si eh, fa, prendono le misure, so come si dipingono le statue, sia di maschi che di femmine, so tutto. So Sostanzialmente nella stella di Irtizen c'è anche una specie di vignetta dove c'è Irtizen e la, 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 la moglie, la figlia, la nipote che offrono unguenti, Irtizen ha in mano degli oggetti, insomma è uno che dice prima io guardate che sono un ganzo perché so fare un sacco di cose però le so fare solo io, gli altri non le sanno fare. La cosa interessante è che in questa stella c'è una frase che è un po' illustrativa. Lui dice, Irtizen... Secondo la traduzione, conosco le parti che appartengono alla tecnica della fusione, il nome, il peso degli ingredienti, secondo la loro esatta ricetta, la fabbricazione dello stampo, in modo che ogni frammento vada a casa sua. E Davidovitz dice: Vedete, l'hanno detto anche loro: è un impasto. È un impasto, non sarà un impasto, lo vedremo fra un attimo, ma lui parla di fusione. Di questa storia, cioè della possibilità che si tratti di un impasto, c'è anche nel, in altre due eh, diciamo iscrizioni ehm, egizie molto importanti. Sia nella eh, mastava di T, che è questa qui, dove fa vedere le diverse costruzioni di legno, di pietra, come si fa, come avrebbero fatto i, gli antichi egizi a costruire questa cosa, e eh, in quest'altro eh, scritto molto importante, che è la cosiddetta stella della carestia, dove si accennano a queste cose. Quindi per Davidovitz non c'è problema. E non c'è problema neanche per questo signore Michael Barsum, che è della Drexel University, che è un chimico anche lui, un chimico generale, che è questo signore qua, il quale un giorno è andato in Egitto e ha detto, ma anche lui è stato colpito dalla grandezza di queste costruzioni e si è messo a pensare, ha cercato e ha... Visto, perché ha fatto delle prove, che ha pubblicato su lavori scientifici, guardate: in cui si mostra in me dentro questo materiale, in diversi, eh, con diverse diciamo, eh, lunghezze d'onda diciamo della fotografia. Si riesce a vedere che questo materiale è stato un po' cristallizzato, è come se avesse avuto una cristallizzazione, è come se dentro ci fossero del materiale delle bolle d'aria, lo dice, delle bolle d'aria e lo scrive in questo articolo qua, eh, per cui le bolle d'aria si sarebbero formate solo ipoteticamente se ci fosse stata una mescola, quindi ci siamo, abbiamo capito tutto, eh, guarda, ci sono addirittura dei pezzi di legno incastrati nel granito e qui ti faccio vedere un pezzo di legno come si incastrerebbe in un cemento che ti hai colato che poi si... Si, 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 si solidifica no? oppure eh, in quest'altra in quest'altra situazione pezzi di legno incastrati che non li puoi incastrare a meno che tu non abbia eh, un impasto allora ci lasci il pezzo di legno nel mezzo poi l'impasto si rafforza e ti hai ottenuto il tuo risultato abbiamo risolto tutto? purtroppo no perché? Eh, perché in questo articolo di più di 20 pagine c'è una descrizione esatta e dettagliata, sempre su giornali di settore, di eh, ehm, eh, geopolimeri, perché questi sarebbero geopolimeri, se il cemento armato è un geopolimero, si chiama così, ehm, in cui, questa è la parte in inglese eh, messa in evidenza, ma la cosa che mi interessa è... Mh, Diciamo questa riga che io ho sottolineato in inglese, dove c'è scritto? Dopo aver esaminato tutto, e loro veramente esaminano tutto, fanno gli esami più strani di questo mondo, ehm, vanno a vedere la microcristallinità, vanno a vedere ehm, tutto ciò che poteva eh, in qualche modo dare eh, ragione a Davidovitz o no. E la loro conclusione eh, di questo autore, che in realtà è uno solo. È la seguente, pur con la nostra buona volontà, siamo lontani mille miglia dal dire che neanche lontanamente questa cosa eh, assomiglia a un biopolimero costruito in sito. Queste sono rocce fatte in un certo modo che non, sono, che non vengono da una mescola, ma vengono dal fatto che sono rocce che sono state tagliate e che vengono fuori da una cava. Punto. E siccome questo è. Un lavoro estremamente dettagliato, bisogna crederci. Chi ci avrà ragione? Non posso dire nessuno dei due, dovrei dire tutti e due. Vediamo se riusciamo a capire perché. Dobbiamo trovare quindi un'idea che spieghi, che metta in accordo tutto quello che dicono sia gli autori di un che vanno in una certa direzione, la direzione del biopolimero, sia quelli che dicono no, 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 con i biopolimeri non c'entra niente, perché loro fanno delle analisi. Le analisi sono quelle lì. Bene, le conclusioni delle analisi sono un'altra cosa e se io trovassi delle conclusioni che spiegano il primo e il secondo tipo di lavoro, innanzitutto, vedete questo posto, ecco, questo è uno di quei tanti posti da cui sono stati estratti le pietre, i pietroni, solamente in questa visione ne ho contati 200. E a strati sono. E vedete come sono tagliati? Sono stati tagliati in modo preciso, perfetto. Quindi si tratta di pietroni tagliati, non di roba tritata, rimescolata insieme, fusa in qualche modo per imitare una specie di cemento. Eh, so, eh, gran parte del materiale viene da lì, non c'è bisogno di andare a 900 km di distanza. Già. Allora è questo il problema. Bisogna cambiare la mappa del territorio. Perché se io vedo... Le cose da qui mi sembra che, nasca, che il sole sorga, quando la vedo da qui ho un'altra visione delle cose. Cambiamo punto di osservazione, questa è una, è una frase della programmazione neurolinguistica che ci porta a questo livello qua. Che cosa diceva Davidovich in uno dei suoi lavori? Diceva guardate che c'è un altro aspetto strano, cioè le proprietà magnetiche delle pietre con cui è stata costruita la piramide di Giza esse sono orientate tutte le piramidi con un campo magnetico interno che segue esattamente le linee X, Y e Z del campo magnetico terrestre. Cioè sostanzialmente lui dice che tutte le pietre hanno i dipoli dei cristallini con cui è stata costruita la pietra rivolti verso nord. E come cavolo è possibile questo? S sarebbe incredibile ehm, se io avessi preso le pietre da una cava, l'avessi poi trasportate e poi avessi avuto il culo di metterle tutte orientate nello stesso modo. Mi si sarebbero rigirate un po' a caso e poi la cava perché doveva essere lo scavo che avevo fatto perché doveva essere orientato direttamente verso nord, non ha senso. No, non ha senso, però siamo andati in letteratura a vedere se qualcuno aveva studiato questa cosa e abbiamo scoperto che ci sono questi autori, Paleomagnetic Investigation, of The Great eh, Pyramid, eh, la grande piramide d'Egitto, che poi la, fanno questi autori il loro studio su due piramidi, che sono la più grande e la più piccola. Che cosa ne viene fuori da questo studio? pubblicato, questa è la pagina del giornale scientifico, quindi non è il giornale di Topolino, e loro riportano queste due figure, questa figura, la piramide di Cufu, dove il campione 5 e la piramide di Cafre, cioè di Micerino, quella più piccola, il campione 1 e il campione 2, presidi differenti, sono tutti orientati verso nord. Che strano. Mentre il campione 3 e il campione 6 e 7? No. Il campione 6 forse era orientato in quel modo, ma dall'analisi del lavoro scientifico... E io mi sono fatto aiutare a cercare di capire quello che c'è scritto da un geologo, libro professionista e professore all'Università di Pisa, che è Ottavio Bosco. Mi sono fatto aiutare da lui. Per essere sicuro di non dire puttanate, questi, queste pietre, queste tre pietre, una sicuramente è probabilmente deriva da un'altra cava. E le altre due invece hanno orientamenti diversi, i dipoli. Perché i dipoli sono importanti? Eh, questo, questo lavoro qui, qua, che conclusioni dà? Questo lavoro qui, non secondo gli autori, ma secondo me, non dà nessuna conclusione. Ma ci fa capire una cosa, che statisticamente è strano, è improbabile riuscire a trovare dei, eh, delle pietrone nelle piramidi che hanno, guarda caso, tutte lo stesso orientamento e tutte guardano verso nord. Queste, anche se non sono tutte, ma sono solamente alcune, la cosa mi ha insospettito. E allora c'è qualcosa di strano sotto. E io ho detto qui, di qui. Non, non, non ci si cavano più dati. Mi fai vedere nelle, al nelle altre parti del mondo se quelli che costruivano i megaliti hanno capito qualcosa. Vedete, qui siamo a Pumapunku, cioè siamo nel Sud America e ci sono queste pietrone gigantesche che sono fatte in questo modo e vi posso assicurare che nessuno sa a cosa servono. Poi magari un giorno se ce ne ho voglia mi metto a studiare questa cosa e vediamo che se si Però ora non ce ne ho voglia. Però guardate se riesco a farvelo vedere, ecco, qui siamo sostanzialmente a, sì, esatto, me lo ritorno indietro, sì, Puma Punku è qua, qui c'è il lago Titicaca, per dirvi dove siamo. Oh, vi ricordo che a... qui vicino, in questa zona, è stato trovato un villaggio eh, antico, in cui è stata trovata una ciotola, tra le altre cose, una ciotola di legno, di, di creta, scusate, grande così. E questo va bene, chi se ne frega, ci sono delle iscrizioni dentro. La cosa interessante è che le iscrizioni sono in cuneiforme, preciso, cioè in linguaggio babilonese. Allora <ride> uno si può chiedere cosa ci fanno i babilonesi a Pumapunku. No? Questo ve l'ho spiegato nelle puntate precedenti, quindi se non l'avete visto o lo, lo vedrete poi quando comunque in qualche modo tutto sarà liber liberalizzato, le conferenze le metteremo su YouTube tutte quante, e capirete che c'è una connessione mh, per cui ci sono dei motivi del perché ci sono i, il, il linguaggio cuneiforme qua. Ecco. Bene, vogliamo vedere... Eh, sentite il commentatore e guardate la bussola accanto a questi, a questi pietroni. Segue esattamente le linee dei campi di forza della geometria di questi pietroni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questi pietroni sono magneticamente attivi. Ma com'è possibile? È pietra! Eh, eppure, vedete, eh, un po' come di moda quella cosa che ti si appiccica qui quando hai fatto il vaccino, no? Siamo nelle stesse condizioni, cioè un... Vedi che la storia ritorna. c'è un effetto di magnetizzazione, e qui allora, come oggi, c'è un grande mistero da risolvere. A me quando. Piatto ricco mi ci capito? Si dice così. Allora, dunque, un'ipotesi che potrebbe mettere d'accordo tutti, ecco, i vari eh, esperimenti effettuati, sia quelli in favore che quelli a sfavore di Davidovitz, eh, ehm, si possono trovare. I, I materiali rocciosi utilizzati per la costruzione delle piramidi potevano essere infatti stati fusi cioè ammorbiditi. Non sarebbe quindi stato un impasto, ma ci sarebbe stato un, un momento in cui il materiale si è riorganizzato, fuso. Come si fa a fondere questo materiale? Eh, guardate, per fondere la roccia non si scherza, ci vogliono 2000 gradi, però si può fare in circa 15 secondi. Come eh, la, questo tipo di letteratura vi mostrerà, se andate a vedere i filmati su YouTube e scoprirete che un raggio di sole con una lente di vetro può fondere in 15 secondi il granito. E allora te mi puoi dire, eh, vuoi vedere che loro usavano eh, questo sistema. In effetti il vetro è stato trovato al tempo degli cosiddetti antichi egizi, ma che ci fossero delle lenti in grado e poi diffondere una roba come la piramide mi sembra un po' tirata per i capelli questa cosa. E allora siamo andati a cercare... Nel mito, perché nel mito c'è la storia, e nel mito, il mito lo abbiamo trovato in un lavoro scientifico pubblicato da esperti di eh, geomagnetismo e, 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 di, e di chimica eh, inorganica che su una rivista specializzata e scientifica spiegano come le pietre con cui hanno costruito le piramidi del Sud America, si sarebbero potute ammorbidire e in questo lavoro fa vedere come ci sono delle sostanze che riescono a farlo. Ma soprattutto questo lavoro è interessante non per la parte scientifica, che dice poco poi alla fine delle dieci pagine scritte, ma perché loro, gli autori, riportano di due leggende, la prima e la seconda che riguardano il Sud America. La prima leggenda è eh, um, di una pianta, fa, um, parla di una pianta che è la Colaptes rupicola, chiamata Pito. La, è una pianta andina la quale se ne serve un, un uccelletto grande come un piccione, il quale strizza bene questa pianta e poi con il becco ci pigia nel granito e ci fa dei buchi, perché questa pianta contiene delle sostanze, probabilmente acido cloridrico, hanno trovato acido solfidrico anche dentro, per cui il granito si, si riempie di buchettini e con questo sistema sto piccione ci fa la, la, sul, la sua grotticina. C'è un'altra ricerca. Che risale a questo signor Fossett, qui siamo a, a metà del 1800, eh, che eh, trova nelle leggende andine eh, rock softening, cioè plant piante che sarebbero in grado, strizzate opportunamente, di far uscire dei liquidi che potrebbero ammorbidire le piante. Che cosa ci dice questo? Innanzitutto che c'erano antiche leggende in zona che dicevano che le costruzioni erano state fatte ammorbidendo la roccia. Può essere? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere dall'altra parte del mondo. Nell'altra parte del mondo lasciamo tutto quello che era la civiltà atlantidea, che è quella che ha costruito poi le piramidi di Giza e le piramidi sudamericane e le piramidi del Nord America e le piramidi cinesi, pensa a te, ma non le piramidi indiane, perché in India le piramidi non ci sono. E questa cosa è l'unico posto in cui le piramidi antiche, i templi ariani, come so, cavolo, sono stati costruiti. Ecco, questo è un tempio che è patrimonio dell'UNESCO, è il tempio di Vittala. Questo tempio è uno di quelli, ma pensate, guardate la stranezza con come cavolo gli è venuto in mente di costruire queste cose. Questo che è un carro, un carro in pietra che pesa tonnellate vi posso assicurare che si muove perché è stato costruito con tutti gli ingranaggi che, si fun che funzionano lo puoi tirare il carro le ruote tutto gli ingranaggi ci sono però è di pietra ora il problema di questo tempio è che ci sono queste strane colonnette le vedete qua che sono 56 mi sembra di ricordare ebbene queste colonne hanno una caratteristica Innanzitutto le vedete come sono fatte? Guardate un ingrandimento. Ci sono dei buchi dove ci si può mettere un pezzo di carta. Vedete come sono stati fatti questi buchi? Non sono stati trapanati. Sembra che il materiale sia stato ammorbidito e modellato. Ma che strano. Ma c'è un, un particolare in più: que queste colonnette, se te le sbatti con un martello, con una mano, emettono un suono un suono che è legato alla scala dei suoni che non è d'ore mi fa, sol la si do ovviamente, ma è la saragama, che è la musica eh, che si suonava ai tempi del, del, degli antichi indiani dell'India. Quindi si può suonare una vibrazione in questi templi? <ride> Facendo delle vere e proprie composizioni musicali. A cosa serve questa vibrazione? Bah, qui ci possiamo perdere. Ma la cosa importante è che qualcuno si è chiesto: ma come fa a suonare la pietra? E, e, a qualcuno, ha pensato, qualcuno ha pensato: questo è il lavoro scientifico che parla in, questo lavoro, in questa um, rivista scientifica. Vedete, eh, Journal of Social Sciences. Eh, che non è il giornale di Topolino, cioè un, 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 cioè sono giornali importanti. E qui si fa vedere, e, e gli scienziati hanno pensato che nel Tempio di Vitale queste costruzioni avessero, fossero fatte con una camera di risonanza, cioè ci doveva essere dentro un buco. E come l'avevano fatto il buco dentro se. cioè non, non ci si riesce a fare un buco tutto tappato dentro, a meno che non hai stampato in qualche modo con una stampante laser questa roba. Ora il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Perché? Perché a Vittala c'è un istituto di geopolimeri, che è questo. Siccome stavano lì a 10 km di distanza, a un certo punto qualcuno di questi ha detto, ma si va a vedere un attimino come funziona. Hanno preso una di queste colonne e l'hanno tagliata, per vedere se dentro c'era il buco. Ebbene, il buco non c'era. Come cavolo suonavano queste cose? E qui c'è la spiegazione scientifica che si ritrova poi in, queste, in questi lavori. Si tratta di geopolimeri. Come geopolimeri, sì, roba che contiene ossidi di ferro, ossidi di silicio, per cui questi componenti sembrerebbe, secondo gli autori, che eh, donassero a questo tipo di materiale la capacità di risuonare quando te ci sbatti dentro. Porca puttana, anche in questo caso noi avremmo allora dei geopolimeri? È una cosa strana perché qualcosa che assomiglia a un geopolimero, ma non è un geopolimero, eh, sembra aver permesso in tutte le parti del mondo di costruire queste cose. C'è però un problema. La frase fondamentale è ci vuole il buonsenso. Andiamo a cercare un altro aspetto fondamentale della cosa: perché? Perché le rocce. Avrebbero potuto essere ammorbidite, come vi dicevo prima, e non mescolate, fatte per mescola. Allora guardate, che qui ci sono una serie di letterature che vi porteranno poi a mm, uh, uh, confermare quello che ora vi faccio vedere. E quello che ci serve ora non è una laurea in geopolimeri, ma è buonsenso. Roccia ammorbidita. Questa che è una scala che si trova nel tempio di Ator, quindi eh, ad Endera, il posto dove ci sono le famose lampade di Endera che poi non sono lampade. Vedete questa scaletta qua? Questo è un pezzo unico? È stata l'acqua? No, non è stata l'acqua a ridurla così, è stata colata, vedete? Ci sono le colate dal gradino superiore al gradino inferiore, è stata roccia fusa. E questo si vede bene perché se ci fate caso, l'ombra che... Questa la potete vedere, è fatta così. Cioè, non è fatta così. L'acqua scaverebbe buche in questo modo, la colatura farebbe, buche, farebbe gobbe in questo modo qui. E voi andando a vedere, ora qui si vede male perché c'è un po' di riflesso, ma eh, nello slide che metteremo a disposizione vedrete chiaramente che si tratta di qualcosa che. Cioè, io ci avevo un apparecchio che serviva per fondere, io immagino, per fondere la roccia, sono cascato dalle scale, mi è sfuggito, oh scusa, tss, è partito un raggio e ha, e ha fatto questo lavoro qua. Guardate, che siamo molto vicini a quello che deve essere successo. E poi... E ritorniamo a Machu Picchu, Pumapunku, questi posti. Che cavolo sono sti bozzi che si trovano qui? Che sembrano proprio come se la roba fosse stata, i, 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 diversi, i diversi pietroni fosse, si fossero ammosciati e io avessi mh, uh, utilizzato qualcosa per, per fare questa operazione, avessi tirato via questa roba che era immersa nella roccia moltened, non fused, non fusa, moltened, ammosciata. Ho tirato fuori questa specie di bastone e un pochino mi è venuto dietro un po' di materiale, lasciando una goccia. Io la vedevo così. Questa la vedete un'altra foto in bianco e nero per, che vi fa vedere tutto come se fossero dei bozzi interni, invece che è un trucco. Eh. Eh, ogni eh, blocco ha uno di questi cosi. Che è strano! Si trovano questi blocchi, queste stranezze, dappertutto, in tutti. Le, le costruzioni megalitiche, comprese le piramidi di, di Cheope, di, della, della piana di Giza. Si trovano anche nei templi indiani. Guardate questa scala. Questa è una scala, eh, non è scavata nella roccia, è stampata nella roccia. È un percorso fuso, con roccia fusa. Guardate qua, roccia fusa e vetrificata, Vedete? Guardate, la vetrificazione si intuisce dalla foto perché la roccia è lucida, cioè è come se il riflesso del sole ci sbattesse sopra e poi tutti i fotoni mi vengono addosso. Guardate questa, se ne trovano alcune di queste eh, situazioni in tutte le parti del mondo. Qualcuno ha preso con le mani la roccia, la parete, e ci ha messo le mani dentro. La roccia si è fusa. Questo ci dà una indicazione importante: non ci si doveva scottare, <ride> usiamo il buon senso, no? Usiamo il buon senso, non ci si scottava. Ecco. Qui siamo, per esempio, ad Attusa. Attusa è, è la capitale del, del, del regno degli Ititi, dove eh, già ho fatto vedere in una puntata precedente come eh, nel regno degli Titi c'erano eh, Tessup e Arinna, che sono i due dei importanti, che sono Teseo e Arianna del mito greco. Pensate! Eh? Ma questo l'ho fatto vedere un'altra volta. il dio Anu, che era il dio della città di Ur, Ur-Ano, cioè la stessa situazione, la stessa nomenclatura che abbiamo nella mitologia egizia e greca sostanzialmente. Non cambia nulla. Guardate, mano a mano che metti i pietroni fusi, questi se trovano un buco, vediamolo meglio qua, riempiono il buco. Eh, sarebbe interessante capire se effettivamente le cose sono andate così. Guardate, una roccia... Roba megalitica, in questo posto si trovano anche costruzioni del genere. Vedete questi fori? Sono gli stessi fori eh, che poi magari farò vedere nella veramente ultima conferenza di questo tipo che farò a Livorno, mi sembra a settembre. Per far capire come sono stati fatti questi foti, per perché non è un drilling, non è un trapano, è un'altra cosa. In questi in queste, eh, luoghi dove ci sono queste costruzioni. Questa pietra, vedete, si è ammosciata col calore e si è talmente ammosciata che ha anche ammorbidito la parte del pietrone su cui si stava poggiando. Eh, io ho per esempio parlato in una delle prime conferenze dei dolmen, perché i dolmen, uno di questi, lo vedete, è in tutto il mondo: ci sono questi dolmen, che risalire, si fanno risalire al Neolitico, cioè a 4.000 anni fa sostanzialmente. Eh, solo perché ci hanno trovato le ossa di persone che passavano di lì e sono morte lì e hanno usato questa roba qua, ma questa roba qua c'era da migliaia di anni prima e non è databile al Neolitico, è, è, è stata datata per il fatto che qualcuno l'ha trovata lì e l'ha utilizzata. E facevo vedere un sacco di questi dolmen. Oh, e se e nella costruzione del dolmen tu inciampi e ti casca l'oggetto che ti serve per fare la fusione? E trovi il dolmen fuso guardate che questo è un dolmen ammosciato guardate il cappello che è di un altro colore si è proprio ammorbidito questo era uno dei buchi di entrata del dolmen capite che c'è qualche cosa che ci dice che mm, siamo in grado di ammosciare <ride> ammorbidire la pietra e questa eh, <coughs> È uno studio che riporta anche Gremenko nel suo eh, sito, dove fa vedere eh, alcuni scienziati che hanno fatto l'analisi pie della pietra e si vede come ci sono dei processi di vitrificazione che sono dovuti all'ossido si di silicio. Eh? Eh, gli inglesi chiamano silicon eh, tutto: silicio, silicato, silicone. Per loro è silicon. Per questo io dico sempre, gli inglesi ci hanno 80.000 vocaboli dove noi ne abbiamo 120.000 che utilizziamo e quindi loro con quelli pochi che hanno si devono adattare. Come è stata contestata questa frase, non è vero, gli inglesi c'hanno hanno 470.000 vocaboli. Certo, se te prendi anche il vicino di casa che parla male e dice in 45 modi diversi la stessa parola, eh, vabbè, allora anche noi ne abbiamo 500.000 in Italia, contando tutti i dialetti che abbiamo. Ehm Vedete la vitrificazione? Vedete come riflette la pietra, il sole? E guardate cosa è stato fatto. Qui ci passa dell'acqua e siamo in leggera discesa. Allora bisogna sapere che, come nel caso della piramide, la leggera discesa dell'acqua, per prendere via l'acqua a velocità, allora cosa si fa? Anche i nostri idraulici cercano di aumentare il percorso dell'acqua in discesa per farlo diventare più tortuoso, di modo che eh, l'acqua rimanga sempre con la stessa velocità ma per fare una cosa del genere hanno dovuto ammorbidire la situazione. Guardate, qui ci sono pezzi di materiale che è rimasto, perché tutto era così prima. Qui siamo a Pumapunku. Eh? Eh, vedete i blocchi che si sono staccati, dove c'era questo processo di vetrificazione esterno, solo nella superficie esterna. Eh, qui ne rivedete alcuni particolari. No? Um, per esempio, ci sono questi... Buchi qui che servivano, dovevano essere riempiti da pezzi di ferro che tenevano agganciate le diverse rocce l'una all'altra perché esse non potessero scorrere. Tra una roccia e l'altra ci sono processi di vetrificazione. Ah, questo che cos'è? Questa è un fate conto, una roba grande così, rotonda spaccata a metà, quindi un cilindro di pietra, dove il fondo è fatto così. Questa è una monetina. Questo fondo così fatto è stato eh, prodotto da uno stampo, non è stato scalpellato, è stato impiantato, come dice, eh, modellato così. Una volta c'era un pezzo di muro, poi gli anche qui si è scappato l'oggetto, un raggio, e ha fuso, metà muro, fuso, metà muro fuso. E se sai, quando uno costruisce una casa ci sta inciampa. Questa non ve la voglio far vedere. Una so ci vuole una soluzione alternativa, cioè ci vuole del buon senso, bisogna capire. Come funzionano queste cose? Allora, quindi ci troviamo di fronte a delle rocce che sono state fuse, ma senza intervento del calore. Perché se ci fosse stato il calore, noi avremmo trovati, trovato innanzitutto delle tracce di fusione, di annerimento della roccia, ossidi di ferro, ossidi di silicio che troviamo in superficie, ma dove non c'è stata nessuna evidente traccia di calore. Ciò accade proprio perché durante il processo di liquefazione i dipoli atomici e molecolari si sono orientati. Cosa voglio dire? Durante il processo di moltening eh, la roccia si è ammorbidita. In quell'istante i dipoli dei vari cristalli che compongono la roccia, si potrebbero essere orientati secondo il campo magnetico terrestre, come fa normalmente il basalto quando esce dai vulcani. C'è un'eruzione vulcanica, esce il basalto, il basalto si raffredda e quando si è raffreddato, te vai a vedere che tutti i dipoli del basalto vanno in direzione del campo magnetico terrestre, che ha orientato tutti i dipoli del basalto. Questo è servito ai geologi attraverso lo studio del magnetismo per comprendere che il campo magnetico terrestre si era spostato durante gli ultimi 50.000 anni. Hanno fatto così. Ora ci sono dei metodi migliori, di cui ho parlato in una conferenza, mai una decina di conferenze fa. Invece, se noi avessimo ammorbidito tutto, senza calore, e avessimo aspettato che tutto tornasse, diciamo così, in qualche modo eh, solido, ecco che avremmo dato il tempo ai diversi dipoli di orientarsi. Ed ecco perché noi abbiamo del materiale magneticamente attivo, perché io posso rendere magnetica la plastica con questo sistema, o il vetro, facendo in modo che tutti i dipoli si orientino in una certa direzione. Quello sarebbe il risultato finale. Eh? Eh, come fare a, a ottenere una, una roba del genere? Così ci siamo resi conto che c'era un altro particolare che nessuno ha mai notato. Per esempio, guardate questo pezzo di pietrone. Vi rendete conto che c'è una strana ondeggiatura sulla pietra? Se voi guardate questa strana ondeggiatura, vi renderete conto che le onde sono sostanzialmente tutte alla stessa distanza una dall'altra. Che strano! Vedi questo bel pietrone? Guarda le onde. Si vede bene. Ci sono delle onde tutte distanti una dall'altra. Mi immagino la pietra che si è ammorbidita, ma qualcosa la sta facendo vibrare come acqua. Ed ecco che si creano con una frequenza precisa delle onde che sono tutte alla stessa distanza. Ah, questo in verticale, lo vedete? Ci sono le onde. Oh, questo in orizzontale, vetrificato, onde. Vedete? e trovi, cominci a vedere che queste onde le trovi dappertutto nella costruzione di questi megaliti. Guarda. Oh, eh, ci vuole il buonsenso, eh? Ci sono le onde, tutte alla stessa distanza. Anche qua, altro pietrone, tutte alla stessa distanza. Pietrone che, diciamo, non sono state elaborate, lavorate alla fine, ma che sono state lasciate a volte lì. Quindi... Ed ecco, questa ve l'avevo fatta vedere. Ora capite la forte vibrazione e questa roba che diventa un magma morbido, ma non come l'acqua, cioè più denso, che fa tutta sta roba. Guardate qua. Qui siamo sempre in America Latina. Qui si vedono tracce di eh, pietroni non lisci, cioè sono fenomeni di eh, errori di costruzione, cioè hanno smesso di ammorbidire la roccia prima che essa avesse raggiunto un, una, un, una situazione estetica eh, favorevole. Bella da vedersi. Guardate questi, ma non vi ricorda una goccia a forma fatta così? Cioè, a secondo della densità del liquido... Queste gocce, per esempio, risentono della forza di gravità in questo modo. Quindi un liquido molto denso eh, fa una cosa del genere. Se questo fosse un liquido e io avessi immerso dentro la roccia un oggetto che lo, la fa vibrare, poi quando lo tiro fuori, ecco che si forma questa goccia. Questo volevo dire io. Poverini, per fare... Per mettere una roba dentro la, la roccia ci vuole un trapano, ma i trapani non ce l'avevano. Questo è un pezzo di rame che è stato trovato ed eh, cioè, è in un museo. Eh, avete qui le, le, le coordinate, di un museo eh, egizio inglese. Che è una, la punta di un trapano di rame che al massimo con questo rotta, quindi inutilizzabile, al massimo con questa ci fai un buchetto nel legno. Ecco. Quindi loro come cavolo facevano? E poi c'è un altro aspetto: perché se il granito veniva ammorbidito per essere manipolato, avrebbe anche dovuto perdere peso per essere trasportato. Già, allora cominciamo a mettere insieme queste due cose. Vediamo se troviamo una soluzione. Gli antichi ci hanno detto come facevano. Andiamolo a cercare nel mito. Come cavolo facevano? E qualcuno l'ha scritto, questa scritta in geroglifico si trova nella quarta stanza dello Zed. Vi ricordo quel filtro passabasso che vi avevo fatto vedere all'inizio, che sta sulla, sul soffitto della stanza dell'ipotetico Faraone. In una di quelle stanze, senza che nessuno lo vedesse, e poi vi dirò perché, qualcuno ha scritto in geroglifici questa frase: I monoliti venivano tagliati con scalpelli di luce degli dei oh, e lo dice lui eh? è l'unica scrittura che c'è nella eh, piramide di Cheope di Knum Kufu nascosta in alto che non la vede nessuno neanche coloro che hanno costruito le piramidi perché sennò a questo qui gli facevano un mazzo tanto vedremo perché allora, ci sono degli strumenti, questi strumenti che hanno gli dei, che servono per fare queste cose, e il mito e la storia li racconta. Uno di questi è in mano al re Salomone e si chiama Shamir. E lo shamir è stato dato da Dio al re Salomone. Allora, la costruzione del tempio di Salomone è stata fatta con lo shamir, perché Dio, sai perché non sono fatti gli dei, no? Non voleva che Salomone rompesse le rocce con i martelli. Gli era venuto in mente che ce n'aveva voglia. Allora gli aveva dato lo shamir. Chiaramente Salomone, con questo shamir in mano, che è un oggetto che vi ricordo, si conserva in una scatola di piombo coperta di, di stoppa, perché si rompe e magari c'è qualche radiazione che viene fuori, una scatola di piombo. Salomone è uno che comanda, e di solito c'aveva una popolazione di nani che faceva il lavoro. Oppure, in questo caso, una popolazione di persone che, come c'è scritto nel capitolo che descrive la costruzione del Tempio, vedete, c'è scritto, guardate, nessuno dei maestri artigiani che costruirono il Tempio di Salomone morì prima del tempo. Pensa a te non hanno avuto incidenti sul lavoro e nessuno di loro si ammalò, nessuna vanga e ascia si è rotta durante il lavoro, nessun occhio, magari il mio sì, eh, indebolito, nessuna eh, cintura allentata, nessuna scarpa strappata, nessun danno alle persone, eh, non avevano bisogno dell'assicurazione sul lavoro e alle cose. Quando i maestri artigiani finirono di costruire il tempio, aspirarono la loro anima. Eh? Proprio perché c'è scritto perché? Eh? Aspirarono la loro anima proprio ora che abbiamo sentito dire che erano sani e salvi e ora sentiamo che sono tutti morti. Signore, che figlio di puttana! disse. Questo doveva accadere perché le nazioni non potessero utilizzare il sistema di costruzione anche loro, cioè non si doveva sapere come queste cose erano state costruite. È per questo che il povero operaio di nascosto nella piramide di Cheope ha scritto quella cosa in un posto dove non l'avrebbe guardato nessuno, perché sennò no ci rimetteva le palle e la pelle. Questo eh, ci fa pensare, no? A parte che Dio buono, ci vuole tanto bene. Però Salomone era uno dei pochi iniziati che conoscevano quindi il segreto dello shamir, strumento miracoloso degli dèi, con il quale si poteva pertanto perforare e tagliare le pietre e persino eh, intere pareti rocciose. Questo però non è l'unico strumento. Nella. Mh, nelle leggende norreiche, cioè nel Nord Europa, c'è per esempio Odino che ha eh, un altro eh, strumento del genere. Rati. Il Ra-ti è una specie di. Eh, vedete, lo shamir eh, eh, è un verme di luce. Vuol dire questo, cioè qualcosa che si muove così luminoso. E il Ra-ti è qualcosa di molto simile. Ma se Eudino eh, lo usa eh, per eh, buf, um, fare delle buche nelle montagne, una di queste buche gli serve eh, per ottenere una cosa che si chiama eh, idromele, cioè il nettare della vita eh, eterna. L'idromele infatti serve perché se tu lo bevi non morirai. Odino in qualche modo, con l'aiuto di due giganti non proprio consenzienti, e con questo Ra-Ti scava la roccia per ottenere l'idromele che si trova al centro di un monte. Ra-Ti, però, può venire anche, secondo alcuni, da parole egizie: Ra-Ti, che vuol dire sostanzialmente materiale di luce. ra -ti. Luce, il dio Ra, il sole Ra, e Ti, che è terra, luce, che è materiale. Um, così come um, si potrebbe dire che Shamir eh, potrebbe essere, per, da alcuni, tradotto come pungiglione di luce, cioè qualcosa che punge, per esempio, la roccia e la apre. Um, ci sono altri significati, però verme di luce è perché anche viene identificato con il simbolo egizio del serpentello, sostanzialmente. Questo lo shamir. Eh, ora, lo shamir, ehm, dove verme deriva dalla sua forma, e, in realtà ehm, ehm, non tutti sono d'accordo con questa, diciamo traduzione e alcuni pensano che si possa tradurre con insetto. La, in realtà la parola insetto, quindi insetto di luce, ehm, deriva da, una, ehm, ehm, da un errore che è stato fatto eh, tra insectum e dissectum, che vuol dire invece tagliato. Quindi se uno capisce questo, capisce anche che Insetto non è una traduzione corretta. Ecco. Ora qui c'erano scritte delle cose, ma la cosa importante, le troverete nel nello slide, ma perché passando da un computer all'altro ogni tanto lui si diverte a cambiare i colori. Ma la cosa importante era questa, la terra che forma la luce, Ra-T, cioè questo oggetto che serve per tagliare eh, trasforma il blo blocco luminoso sostanzialmente e poi c'è il martello di toro ora chi cavolo è toro? toro è il figlio di, di Odino sostanzialmente che ha un martello questo martello è, è fatto per esempio in questo modo guardate eh, non ha due corna è, è, ha due occhi e un naso ma le corna semplicemente perché è un ciondolo che si attacca al collo e questo sarebbe lo, il martello ora questo martello ha gli occhi perché si lanciava Tornava, colpiva l'avversario, quindi lo vedeva, è per questo che l'hanno fatto con l'occhi, e poi tornava indietro come un boomerang. Eh, questo è. Lo vedete meglio in quest'altra costruzione, ma notate che qui c'è un triskel, cioè una cosa triangolare, dalla quale parte sostanzialmente questo strano disegno. Io ho ritrovato un, eh, una cosa che assomiglia a questo e poi ve lo faccio vedere. Ora. Abbiamo in realtà nel, nella vecchia eh, tradizione eh, analoga a quella di Thor, abbiamo il Vahira che è un, un, un fulmine diamante che è l'arma di Indra, quindi siamo nella valle dell'India, che eh, a sua volta in Tibet viene chiamata Dorie. Quindi o il Vahira o il Dorie hanno una, una struttura, ora vi faccio, eccola qui, questa struttura qui, è fatta in questo modo il Vahira e il Dorie. E i trattati antichi spiegano che qui c'è una palla dentro la quale c'è il tutto e il nulla. Da una parte il nulla. Fa gli antifotoni, dico io, e dall'altra parte quello che è tutto, fa la luce due raggi di materia e di antimateria che detto in termini moderni potremmo descrivere così. Eh, questo è una cosa interessante perché in realtà ci sono due armi che producono questo effetto nel mito e che sono uno questo e uno quest'altro che è la campana. Quindi lo shamir, chiamiamolo così, o il Wahra, il Dorié e la campana. Allora, lo Shamir che è la luce, produce la luce, è nella mano destra, che ha a che fare con il lobo sinistro, cioè è la rappresentazione della, eh, dello spazio. Il suono è nella, si deve tenere questo nella mano sinistra, che è la rappresentazione del femminile, perché ha a che fare con il lobo destro, e suono, suono e luce insieme fanno qualcosa, perché da solo, solo il suono, solo la luce, evidentemente non fanno niente. Allora, vi ricordate questa immagine qua? Allora io non parlo mai di alieni perché mi sono rotto le palle, tanto la gente non mi sta ad ascoltare e poi la piglia in quel posto, come con le mascherine, però io l'ho detto. Ehm, vi faccio vedere un filmatino. Prima di farvelo. Eh, sì. è, come sparare, è come sparare sulla Croce Rossa. Un filmatino che io ho studiato attentamente prima di propolverlo, perché è il martello di Thor, moderno. Questo filmatino vi posso assicurare che dai calcoli che ho fatto, e ho fatto degli studi al computer con la fotodensitometria, è vero. Allora, guardiamo questo uh, uh, coso, vediamo cosa fa. A un certo punto si illumina, arriva il martello di Thor... Guardate la forma del raggio. Eh? E poi qualcosa viene tirato su, tra parentesi. Questo è un ingrandimento del filmato originario. Eh? Qualcosa viene tirato su, vedete? Eccolo qui. Ti, 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 ti. E segue questa spirale. E alla fine il martello di Thor torna dentro. Ecco, questo è il martello di Thor moderno. Questo deve far pensare, vedete? Guardate com'è fatto. Eh? Che strano. Questa è una foto con colori cambiati che mostra, vedete, questa parete? Questa parete non ha la stessa luminanza, non ha la stessa riflettanza. Questo vuol dire che non l'ha fatto un computer, non è una sovrapposizione di immagine. Ma non è tutto qui perché luce e suoni ci, eh, sono necessari e quindi in un'antica razza di nani, ancora una volta la razza di nani che manipola queste cose, usavano spostare pietre pesantissime usando, secondo la leggenda maia, qui a fianco riprodotta, un fischio, si fischiava, fi così, mentre Viracocia, che era il dio dell'epoca, usava circondare le pietre che spostava con una luce che però non distruggeva le pietre. Quindi questo tipo di armamento era noto un po' dappertutto. Qui c'è uno scritto che non appare ma io so cosa ho scritto e ve lo dico a, a memoria. Eh, Ninurte e Anzu sono. Ninurte è il figlio di Visnu, uno dei figli di Visnu, e quando combatte contro questo uccellaccio cattivo, guardate che cosa c'ha in mano anche lui: c'ha il Dorié, è eh, eh, porca puttana, e che, però, chiama in un altro modo: invece di chiamare eh, Shamir, lo chiama eh, in un modo estremamente eh, quasi uguale. Noi dobbiamo in qualche modo pensare che questi strumenti, che la gente poverina vedeva così, però l'hanno disegnati, quindi il disegno è eh, la fotografia di quei tempi, tutti che disegnano la stessa roba, strano. E infatti si trova anche, pensate, eh, e qui lo vedete bene, eh, non ci si può sbagliare, questo segno qui ha dato, secondo alcuni storici, vita a quello che è il tridente di Nettuno. Nettuno è Shiva per la Valle dell'Indo, è Nettuno Poseidone da noi. Questo è giapponese. Quindi in tutte le culture c'era quest'arma che gli dei tenevano in mano e ci facevano delle cose strane. Il suono, ma che ne sapevano del suono gli antichi? Gli antichi qualcosa sapevano, guardate, questo è un bassorilievo egizio in cui si vedono qui uno e questo e uno e quest'altro, due diapason che sono tra di loro in risonanza, cioè risuonano. Eh, lo vedete qui. Bene, questo invece appartiene alla civiltà norreica, cioè sono i Celti questi, guardate, qui. C'è un diapasonone grosso grosso con le onde sonore. Qui c'è un martello che dà la martellata al diapasonone e qui sotto ci sono le figure cimatiche che si formano. In qualche modo qualcuno deve aver visto qualche cosa. Questo non ve lo faccio vedere, ma vi dico cosa c'è molto rapidamente perché ho trovato anche su internet eh, persone, geologi, turisti, che scrivono di aver trovato dei residui, dei veri e propri diapason in Egitto. Per, e, e questa era una corrispondenza tra due tizi, di cui però non sono riuscito a trovare, oltre che quella cosa, mh, i dati importanti, per cui prendetela così, ci sono delle persone che hanno trovato probabilmente qualcosa che veramente era un vero e proprio diapason egiziano, ma di questo noi ne abbiamo oggi perso le tracce. E oggi, e ora, e ora c'è un laser che è questo, che è un laser ad acqua, cioè eh, sostanzialmente il laser taglia esattamente come noi abbiamo visto il, i massi della piramide di Giza tagliati e con un getto di acqua fortissimo. Che già, già da solo lui sarebbe, basterebbe per tagliare, eh? però insieme l'acqua raffredda sostanzialmente e mh, permette a questi massi di non spaccarsi tra di loro. Allora, che spiegazione può fornire la fisica quantistica di tutto questo? Se dice Ma cosa c'entra la fisica quantistica? Sta, sapete, la, la parola fisica quantistica è una di quelle parole che oggi è, è un po' in, un'inflazione. Mm, eh, mm, Veramente, io, cioè, eh, medicina quantistica, biologia quantistica, culinaria quantistica, cioè, basta, è una cazzata quantistica. La quantistica è una cosa sola, va studiata e basta. Questo è, secondo me, sostanzialmente, il punto di partenza mio. Quindi, se io dico che in quantistica, nei, nei lavori di fisica, c'è la spiegazione di tutto questo, ora ve lo faccio vedere perché noi abbiamo onde acustiche caloriche. Facciamo la differenza. Che differenza c'è tra un'onda acustica e un'onda calorica? Il calore è un'onda acustica, un acustica che va in tutte le direzioni. L'onda sonora è un'onda calorica che va in una direzione sola. Quindi non si perde l'energia in tutte le direzioni e il materiale non si scalda. Quindi quello che si è trovato in questo lavoro scientifico pubblicato ed è, è su una rivista di fisica quantistica, dove c'è scritto: "In realtà il processo di fusione non è che si è capito bene come funziona. Te c'hai una roba, la scaldi e a un certo punto questa si ammorbidisce e fonde. Come funziona questo? Perché che rapporto c'è tra le varie molecole di quella roba lì?" Per passare da uno stato cristallino a uno stato fuso. Quando ciò accade? E cosa scoprono? Scoprono che ciò accade quando un'onda sonora viene eh, a irraggiare il pietrone, per esempio, e l'onda ha una frequenza uguale alla eh, lunghezza d'onda, uguale alla distanza tra, una, tra un atomo e l'altro. In quell'istante le forze di coesione tra gli atomi si vanno in risonanza e la roba si ammoscia, semplicemente perché non sono più legati tra di loro fortemente i legami cristallini. Allora, da questo lavoro si deduce una cosa fondamentale, che se io prendo un pietrone e gli do la giusta frequenza, questo si ammoscia, ma non si scalda. C'è scritto lì. E infatti c'è scritto anche in un altro articolo scientifico, vibration-induced property change. La vibrazione praticamente produce cambiamenti nelle proprietà del materiale. Eh, c'è poco da fare, non me lo sono inventato, ma c'è un problema. Se noi dobbiamo utilizzare la luce, bisogna che questa luce in qualche modo interagisca col pietrone. E come fa a entrare nel pietrone se il pietrone ha un indice di rifrazione tremendo, cioè la luce non c'entra dentro? No, è un pietrone, è opaco. E se la luce e se la vibrazione producesse, oltre che il moltening, cioè l'ammosciamento, anche il cambiamento dell'indice di rifrazione dei materiali? Allora io potrei avere questo pietrone che viene posto in vibrazione, si ammorbidisce e in qualche modo diventa trasparente alla luce. Guarda che cosa fanno in questo lavoro scientifico. Qui abbiamo un emettitore di raggi, x, eh, di raggi gamma. Raggi gamma, raggi x, cioè sono fotoni. E qui c'è una lastra di ferro. Il, il, il raggio gamma ci arriva sopra e ci rimbalza, torna indietro, perché il ferro non è trasparente. Quello che succede è che se io prendo questa eh, parete di ferro e la faccio vibrare, tata, magia, il raggio gamma passa e viene... Detecto. Cioè la vibrazione produce un cambiamento dell'indice di rifrazione. Come c'è scritto anche in quest'altro lavoro scientifico. Cominciamo ad avvicinarci alla realtà di quello che stavano facendo gli antichi egizi. Far vibrare la materia produce quindi un cambiamento dell'indice di rifrazione. Osservazioni of uh, acoustically induced. Transparency for gamma ray photons. Raggi gamma. Vedete, osservazioni che si crea in, attraverso la vibrazione una trasparenza dei materiali. Questo vuol dire che quello che stiamo dicendo è possibile perché c'è scritto sui lavori scientifici. Un'altra osservazione è la seguente. La luce nel vuoto va a 300.000 km al secondo, ma quando va in diversi materiali rallenta, per esempio, nell'acqua 225.000, nel, nel, nel vetro 200.000, nel diamante 125.000. Il suono fa il contrario: il suono, più il materiale diventa denso. Lo vedete da questa tabella? E più la velocità del suono aumenta. Ve lo ricordate nella piramide? Nell'aria il suono ha 342 metri al secondo. Nell'acqua 1400 metri al secondo. Nel granito 4000 metri al secondo. Porca puttana, che strana questa, questa diversità di comportamento. Quindi dopo aver reso la materia trasparente ad una radiazione, Fotonica, si spara un raggio nella materia, cioè nel pietrone, e il raggio è costituito da fotoni e da antifotoni entangled tra di loro, fotoni e antifotoni. Notate che i fotoni producono effetti massivi, cioè ci sono dei fotoni che pesano, li chiamano fotoni massivi. Ma guardate qui. Effetti di massa sono creati da fotoni, ma anche i fotoni producono effetti gravitativi, cioè i fotoni pesano. Sapete che un fotone pesa 10 alla meno 54 kg? Questo è il risultato di 200 lavori pubblicati in, in, nel mondo de della fisica quantistica. Light induced gravity, phonons. La luce induce la possibilità di creare fononi gravitativi che pesano. Cioè se io prendo la luce e la manipolo in qualche modo, sostanzialmente la fermo, la raffreddo, faccio in modo che il fotone che va a 300.000 km/s vada più lentamente, questo fotone scompare nei lavori di laboratorio e compaiono i fononi. I fononi hanno massa e quindi tutta l'apparecchiatura in cui questi fononi ci sono tende a spostarsi. C'è un piccolo problema che c'è in questo lavoro scientifico dove c'è scritto qua, qui lo vedrete malissimo, massa del fonone che si forma qui, c'è un segnetto, meno. Sapete cosa vuol dire? Che la massa dei fononi è una massa negativa, cioè un'antimassa, bueno. Poi mettiamo tutto insieme e alla fine vedete che torna tutto il discorsetto. Poi ho trovato questo lavoro. E vi posso assicurare che se lo leggete non ci si capisce niente. Cerco di riassumervelo. Che c'è scritto: Photonic Aranov bomb Effect in Photon Phonon Interaction. Questo dice una cosa fondamentale, che fotoni e fononi riescono a interagire tra di loro. Guardate che non è scontato, perché il fotone è luce, quindi secondo la fisica moderna non ha massa. Il, il fonone ha una massa negativa, mh, ci sono tutti i presupposti a prima vista per dire che questi non si cagano nemmeno. Linguaggio scientifico, così. Allora, e che cazzarola è questo Aranov Bom Effect? Allora, l'effetto Aranov Bomb vi posso assicurare che con quello che c'è scritto nell'articolo non c'entra niente. Vi faccio vedere però perché loro l'hanno chiamato così. L'effetto of Bohm. Voi ci avete qua, poverino, una, uno sparatore di fotoni. I fotoni passano in questo buco, passano in quest'altro buco e danno origine qui a quelle cosiddette figure di interferenza. Cioè, si illumina questo schermo. Quando io qui ci metto un, eh, una bobina tonda con tutto l'avvolgimento di rame. E ci do la via, cioè faccio passare corrente, succede qualcosa di tremendo. La luce si sposta tutto in qua. E eh, come mai? Visto che all'esterno di questo oggetto il campo magnetico è zero, il campo elettrico è zero. Che cos'è che fa spostare la luce che non ha neanche massa. E non ha neanche carica? Effetto Aranov Bomb. Non lo sa nessuno! E qualcuno dice sì, però c'è una cosa che si chiama potenziale, che è questa cosa scritta in questo modo tremendo, A, il potenziale che invece non è zero, ma il potenziale è una cosa inesistente, cioè il potenziale è solamente una formula. Cioè, ve lo ridico in un modo più semplice, siccome il campo magnetico e il campo elettrico non possono essere presi in considerazione perché sono zero e non possono modificare la luce, sono andati a pescare in queste formule qualcosa che non fosse zero e hanno detto dipende da questo qualcosa. E eh sì, ho capito. Anche io se moltiplico i topi per i pesci e li divido per il numero di piramidi su, su Marte, scopro che ho il 40 di pianta larga. Cioè, questa è la follia della scienza. Eh, e questo discorso non lo faccio io, c'è scritto in alcune critiche. Di alcuni fisici che dicono: Ma che cazzo? Andate a prendere il potenziale, che il potenziale è qualcosa di scritto a formula, ma non, non è niente di reale il potenziale. Oh. Beh. Nel, nel lavoro c'è questo. Loro cosa fanno? Guardate. Un raggio di luce entra in un cristallo, fate conto che questo sia il nostro pietrone della piramide. Il raggio di luce entra in questo cristallo. Questo cristallo viene vibrato con una vibrazione che viene dal basso, proprio il caso nostro. Ed esce deviato. Poi entra in un altro cristallo, sempre vibrato, e riesce deviato. Se entra così, esce così. E se entra così, esce così. E loro dicono: Vedi, abbiamo deviato la luce, è un effetto aronoff bomb No. No. Non c'entra una mazza, perché come vedete qui non c'è nessuna costruzione come quella dell'esperimento di Aronof-Bohm, però loro non sapevano come intitolarlo, il suo lavoro, e hanno detto ah, Aronof-Bohm. Andiamo a vedere invece perché succede questa cosa. Ora qui c'è una cosa scritta che io vi dirò cosa c'è scritto. <ride> Guardate, questa cosa qui è il disegno di un buco bianco. Che cos'è il buco bianco? È il contrario di un buco nero. Che cosa dice la scienza moderna sui buchi bianchi? Dice, come dovrebbe dire in realtà, non ci abbiamo capito niente. Se ci sono i buchi bianchi, i neri, ci dovrebbero essere anche i buchi bianchi, per un problema tecnico proprio di simmetria dell'universo. Quindi il buco bianco è un buco nero che va indietro nel tempo. Cioè, detta così, è veramente terrificante. Eh, perché? Perché pensate al buco nero che assorbe tutta la luce, tutta l'energia che gli entra dentro. Il buco bianco lo vedete al contrario, il film torna indietro, la luce esce e il buco nero diventa bianco. No? Vedete, è come un film. Quindi il buco bianco è un buco nero che va indietro nel tempo. Ecco, questo è per dirvi. No, le cose sono più semplici, queste eh, sono cazzate metafisiche, però... La strada dei buchi bianchi ci serve. Perché? Perché quello che potrebbe succedere al nostro pietrone è che i fotoni che entrano dal basso nel cristallo rimbalzano all'interno di esso. Il fonone entra in basso nel cristallo, vibra, fa vibrare tutto il reticolo cristallino del masso. Quando arriva in cima, quello che fa tende a tornare indietro. Rimbalza all'interno il suono, rimbalza all'interno, cioè fanno una spettroscopia per, per studiare le imperfezioni del materiale. Si fa così: si prende questo materiale, gli si dà una spinta sonora e si guarda il suono che ne esce per vedere se è modificato. Ti danno delle informazioni su come è fatto il materiale dentro, banale. Allora, te c'hai il pietrone, gli dai una, una bella eh, eh, agitazione dal basso. Le onde salgono, arrivano in alto e scendono indietro e cominciano a rimbalzare mentre entrano altre onde dal basso. Cosa succede? Che nel mezzo del pietrone si incontrano le onde che entrano e le onde che vengono riflesse e qui nel mezzo si sommano e creano un'onda stazionaria. Un'onda stazionaria. Allora guarda cosa fa l'onda stazionaria, vedi? A standing wave è un modello di gravità L'onda stazionaria crea e descrive la gravità. Dentro il pietrone si sta creando qualcosa che noi possiamo chiamare gravità. Ma si può fare questo? Certo, perché acoustic white holes, cioè buchi bianchi acustici, sono stati fatti in laboratorio e in questo lavoro, c'è scritto. Che cosa fa il buco che noi abbiamo fatto? Che è sostanzialmente un buco di fononi. Un buco di fononi è un buco bianco. Perché? Perché i fononi hanno massa negativa. Allora, torniamo un attimo indietro. Faccio vibrare il pietrone. All'interno di questo pietrone si crea un buco bianco, piccolo a piacere, il quale è antigravitativo. Questa è l'onda stazionaria, vedete, e il buco bianco comincia a buttare fuori tutto quello che gli va d'intorno. Ovviamente andiamo a prendere il nostro lavoro e si vede cosa sta succedendo. Qui si sta creando un buco bianco, arriva il fotone e il fotone viene deflesso dal buco bianco. E anche qui viene deflesso dal buco bianco. Ma quale delle parti del fotone viene deflesso? Solo la parte fotonica, perché la parte antifotonica invece, al contrario dei buchi neri, c'entra nel buco bianco. E allora noi abbiamo una cosa incredibile. Innanzitutto esistono i buchi bianchi, o ci stiamo facendo delle seghe mentali. I buchi bianchi esistono e in questi due lavori scientifici ne ho presi due a caso, si dice, guardate, che i buchi bianchi possono essere, avere un ruolo nella natura, e questa è una review in cui si vede come anche in biologia, non solo in fisica quantistica, la presenza di buchi bianchi è, è, è chiara, serve per ottenere dei risultati e che la gente ancora non ci ha mai fatto caso. E qua, vedete, il revival del White Hole, in realtà, questo in astrofisica. In astrofisica, sapete, ci sono i raggi X che escono dalle supernove. Se non lo sapete, ve lo dico io. E... Il problema è che ogni tanto ci sono dei raggi X che escono da qualche parte, però non c'è niente. E allora gli scienziati hanno postulato che esistessero dei buchi bianchi che per un miliardesimo di secondo hanno dato origine alle eh, radiazioni esterne e il, una delle caratteristiche dei buchi bianchi è quella di durare un miliardesimo di secondo, bianco chiuso. In quell'istante butta fuori roba. E quindi noi ci troviamo dei raggi X che non sappiamo da dove vengono, ma se fossero stati scaturiti quei raggi X dai, dai buchi bianchi, eh, allora sapremo da dove vengono. Benissimo. Quindi esistono i buchi bianchi. E i fotoni e i fononi sappiamo che si accoppiano tra di loro. Questa è una cavità, è un posto, una cella, un posto piccolo piccolo, in cui ci sono due specchi, questo e questo, e c'è un fotone che se la ride nel mezzo sbattendo a destra, a sinistra, a destra, perché sono specchi, come una pallina da ping pong. Metto tutto in vibrazione. Quello che succede quando metto in vibrazione questa cosa qui, in questo senso la vibrazione, questo fotone acquisisce capacità di essere fonone. Succede qualcosa qui e quando il fotone, che prima era fotone, sbatte contro questa parete, parete, ora che è fonone, è diventato un fotone massivo, cioè c'è massa, e la parete si sposta. Questo mostra che i fotoni e i fononi si agganciano tra di loro, fanno il coupling, come si dice. E se io ci metto un, un cristallo dentro, fate conto che questo è il mio pietrone, il centro del mio pietrone, L'effetto diventa gigantesco. Tutta questa cosa qui vuol dire questo. Vedete come ve, lo, ve la faccio proprio. Per ah, ah. esempio, eh, funziona come una lente eh, con la luce. Prendete un palloncino, un palloncino pieno di elio o un palloncino pieno di CO2. Il palloncino pieno di elio ci parlate. Davanti, dall'altra parte quello che sta di qua sente di meno, sente poco. Vedete l'onda esce così. Ma se ci mettete la CO2, quando ci parlate vi amplifica il segnale. Perché questo è come uno, una, una um, come si dice? Una, um, una lente concava o convessa a seconda della densità del materiale, in questo caso del gas. Questo vuol dire che quando ci metti un materiale denso come la CO2. Di là eh, si sente forte l'effetto del suono, nel, è proprio quello che succede nel nostro caso e in questo lavoro scientifico, di cui vi dico solamente la cosa importante, pubblicato in letteratura, l'amplificazione aumenta molto rapidamente all'aumentare del numero di strati del reticolo. Quindi nel nostro pietrone questo effetto è gigantesco. Ma non è tutto qui. Perché? Noi abbiamo il pietrone, gli abbiamo messo la frequenza sotto, la frequenza lo fa diventare trasparente, il raggio di luce dello shamir può entrare. Nell'istante che il raggio di luce dello shamir può entrare, ci ricordiamo che il raggio di luce dello shamir, quando incontra il buco bianco, <coughs> i fotoni vengono riflessi dal buco bianco, ma gli antifotoni entrano nel buco bianco. Quello che succede è questo, all'interno i fotoni escono e all'interno entrano gli antifotoni. Il blocco diventa completamente luminoso perché i fotoni escono, quindi c'hai un blocco di luce. All'interno gli antifotoni che hanno antimassa vanno nel buco bianco e ne ingrandiscono l'antimassa. E tu ti ritrovi come in quella leggenda dove si diceva, in una delle diapositive che vi ho passato prima, che eh, si poteva in questo modo fare in modo che questi nani spingessero con le mani i, le pietre e le pietre che non lottavano potevano essere spostate con la forza delle mani. Tant'è vero che qualcuno ci rimaneva dentro con le, pie, con, le, con, con le zampe. Ecco che cosa cavolo è questo coso che vi ho fatto vedere all'inizio. Questo è quello che succede all'interno del pietrone quando ci sono le onde sonore del buco bianco che escono. Questo è il centro e dall'interno del buco bianco tutte queste onde colpiscono la pietra che diventa trasparente e mobile e soprattutto perde peso. Ed ecco come una ricostruzione potrebbe essere vista oggi quella pietrona che molto facilmente te potresti prenderla e portarla sputandoci sopra da tutte le parti. Ma dal punto di vista olografico non ve lo voglio dire perché questa cosa vi ucciderà, però c'è chi la vuole approfondire, la va a vedere, perché la, re la realtà qui si aprirebbe un discorso complicato, eh, che vi accenno in 30 secondi, noi non sappiamo perché le mele cascano per terra perché una volta eh, si diceva c'è la forza di gravità uh, Newton, poi è, è venuto eh, Einstein e ha detto c'è la piegatura dello spazio-tempo. Poi è venuta la NASA che ha detto lo spazio-tempo non si piega affatto, quindi perché le mele cascano per terra non lo sa nessuno a meno che di non prendere in considerazione la teoria di Verlinde e di Maldasena che sono due fisici eh, che parlano di universo olografico. Quindi il fatto che queste cose funzionino potrebbe essere ancora una, un modus per richiamare l'idea che noi siamo immersi in un ologramma, aperta e chiusa tonda. E già, e gli, antichi, e gli egittologi? Gli egittologi di tutto questo cosa dicono? Eh, gli egittologi non dicono niente, ma prendono delle cantonate tremende perché non usano il buon senso. Uno di queste cantonate, eccolo qui, è lo Scarabeo. Lo Scarabeo è la rappresentazione, secondo gli egittologi, del cosiddetto ruzzola merda, noi lo chiamiamo così. Perché, eh sì, è, perché è quello scarabeo che, è lo stercorario, eh, esattamente, che eh, spinge una palletta di, di merda eh, dove dentro ci mette, di cui se ne nutre... Eh, <ride> ci sono delle analogie con la civiltà di oggi, dove eh, ci mette anche dentro le sue uova che avranno poi vita, eccetera, eccetera. Quindi cosa dicono gli antichi egizi? Eh, questo è il simbolo del sole, il cioè il sole paragonato, per gli egittologi è una pala di merda. Cioè, ti pare che un egiziano antico avrebbe fatto una cosa del genere? Anche perché c'è un problema, e ce n'è più di uno nel caso dello stercorario. Eh, lo stercorario.. C ha le ali bloccate, cioè non vola, non è in grado di volare. Porca puttana, che strano. Ma non è il, il solo problema. Il, solo, il, il, il problema è che se voi lo andate a vedere, lo stercorario spinge la palla di merda con il culo, non con le zampe davanti. Quindi perché gli egittologi avrebbero dovuto dire, quello lì è uno stercorario, uno stercorario e ci mettono la palla di merda davanti che è evidentemente il sole, sole paragonato alla merda. Capite che è una follia questa cosa qua? Tenete presente che la scienza moderna ha capito come si muove lo sterco orario, che non può volare e loro lo tracciano sempre, lo disegnano sempre con le ali aperte. Ma sei scemo? Cioè, lo sai che esistono 15.000 varianti di... Di quello scarabeo lì e solamente in Egitto ce ne sono 300. Vuoi vedere che quello è uno scarabeo? Ma non è lo sterco orario. Perché? Perché se non è lo sterco orario, quella lì non è una palla di merda, ma è un'altra cosa. Buon senso. Lo sterco orario si orienta. Questa è una cosa incredibile che io non sapevo nemmeno. Di giorno attraverso la componente di luce polarizzata del sole. È incredibile. E di notte con la forma della Via Lattea. Là, eh, sono lavori scientifici che parlano di questo. Eh? E soprattutto non gli si aprono le ali e la pallina che c'ha davanti la dovrebbe avere di dietro. Quindi quello non è lo stercorario eh, E qui c'è scritto, guardate, che gli egittologi un pochino si, <coughs> si sono sbagliati. Eh, perché qui c'è qualche cosa che non va. Saltiamo questa cosa e poi scopriamo. Oh oh, ma qui non c'è una pallina di merda. Qui c'è un quadratino che non so se di cosa sia e allora mi è venuto in mente, ma non sarà che quel quadratino lì è in realtà uno dei massi che servono per spostare, che per costruire la piramide e che quello non è uno stercorario ma è un, 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 uno dei tanti animali, insetti di questa specie che ha un'altra caratteristica che gli egiziani hanno accoppiato a cose che vibrano. Vedete infatti che questa cosa, che non sembra proprio essere una pallina di merda, neanche il sole, ha la vibrazione a destra e a sinistra e vola ed è per questo che ci sono le ali, cioè questo calabrone gigantesco eh, è associato al suono del rumore. Che fanno le ali, che è una bassa vibrazione. Allora, in questo contesto, tu comprendi come qualcosa che emetta una bassa vibrazione, che vola, che è legato alla vibrazione e, e, e a qualcosa che è rotondo ma che vibra, che potrebbe essere, per esempio. Non lo so, ma molto più probabilmente che una pallina di merda che rappresenta il Sole, la parte animica che serviva ai faraoni per poter fare la trasfusione di vita da un comune mortale a un altro, allora ecco che qui ci sta bene anche il pietrone da spostare con la frequenza che sarebbe una frequenza che di solito si usa per fare questi esperimenti bassa. E questo lo vedete nei lavori, nelle, nelle, nelle precedenti conferenze, dove si mostrano proprio i valori bassi delle frequenze con cui queste cose andavano avanti. Erano state progettate Tutta la piramide è stata progettata per lavorare a una frequenza che non supererà i 10 Hz alla fine. Quindi lo scarabeo in realtà quindi, ha un significato completamente diverso, voi lo andate a vedere. Ma ci sono dei, dei significati ancora scientificamente incredibili. Perché? Perché... Nella precedente scritta c'era scritto, guardate, che lo scarabeo, secondo alcuni scienziati, alcuni eh, anche molto famosi, non può volare. L'avrete sentita anche voi questa leggenda? Lui è troppo pesante e con queste alucce non ce la fa a stirarsi su. Gli scienziati subito no, non è vero, vola quindi può. Sì, ho capito. Alcuni scienziati hanno detto vola per levitazione. E lì ancora una volta mi ritorna il discorso di questi pietroni antichi. Ma che strano, vedi che gli egizi in qualche cosa ci avevano capito. Lo scarabeo vola per levitazione perché la superficie alare non lo fa volare. Ma te, di fronte a una cosa del genere, vai su Wikipedia, perché Wikipedia ti darà la risposta. Non è vero che le ali sono piccole. Sì, sono piccole, ma sono fatte in modo tale che se te le guardi bene hanno una superficie grande. Quindi vola lo stesso. Allora, in realtà le, la fisica quantistica, ed era la, la fotografia che vi volevo far vedere prima, prevede, hanno, hanno, hanno scoperto, stanno studiando questa cosa, che strutture analoghe al grafene producono degli effetti gravitativi perché sottoposti a vibrazione sonora, producono degli effetti gravitativi, diciamo così, eh, buchi neri, cose strane. E questa cosa è stata per la prima volta presa in considerazione da uno che manco il grafene sapeva che cos'era, che era questo eh, Grebennikov, che era uno scienziato del tempo, che ha scritto un sacco di lavori prendendo in considerazione la forma di alcune strutture della natura, come la forma delle ali di questi insetti che avrebbero il potere di, con la vibrazione, fare in qualche modo. Questa vibrazione, ora, oggi lo sappiamo, produce fononi, questi fotoni entrano in risonanza con la struttura della materia, fatta in un certo modo, e potrebbero produrre piccoli buchi bianchi che sono antigravitativi preso, appena accottate nel muro. Ora, qui c'è tutta la bibliografia di Grebennikov, per chi la vuole vedere poi, scritta in bianco. Eh. <ride> Vi posso assicurare, nello slideshow finale la troverete scritta in bianco, eh, perché non sono un sadico. Eh, però, vedi, nei lavori scientifici, sound of insects in flight, quando questi insetti volano, c'è un sacco di eh, scienziati che hanno studiato la frequenza di vibrazione. Pensate che addirittura ognuno di questi coleotteri vibra a una frequenza tale per cui solo il pistillo di quel determinato tipo di fiore, quando sente questa frequenza, si apre per impollinarsi. Pensate, la, la, e quindi non c'entra niente lo sterco dello sterco orario, ma c'è qualcosa di più che gli antichi greci, gli antichi egiziani secondo me sapevano e avevano anche scritto, solo che noi, non conoscendo niente sui buchi bianchi, sul su questa situazione del come hanno fatto, abbiamo interpretato sulla base della nostra acquisizione di consapevolezza, cioè in modo sbagliato. E in fondo c'è un'altra cosa, quindi noi sappiamo ora che la scienza ha in mano la metodologia per spostare il pietrone, si prende il pietrone, lo si fa vibrare ad un'opportuna frequenza, passa il raggio dello shamir, si liquefa tutto, il, si ottiene all'interno un buco bianco di cui abbiamo visto sostanzialmente le tracce all'interno del materiale e questo può essere spostato mentre si sta moltenizzando, cioè sta eh, ammorbidendo tutta la pietra. Facile. Lo dice la fisica quantistica, non lo dico io. Ma come si faceva a fare tutto sto lavoro e soprattutto quando c'era il dentro il faraone il quale andava avanti e indietro per cercare di riprendere vita? La luce nella piramide, chi gliela dava? Da dove veniva? Dopodiché mi è venuta un'illuminazione che è una banalità. Questo è un pezzo di ghiaccio illuminato da una torcia. Vedete cosa fa il pezzo di ghiaccio? Io guardo questo pezzo di ghiaccio e dico, lo chiodo nel muro, porca puttana non mi sono mai accorto di una cosa. La luce rimane dentro, non esce fuori. Il pezzo di ghiaccio diventa tutto luminoso. Perché? Perché l'acqua ha una proprietà, si comporta come una fibra ottica, cioè ha totale riflessione interna. Guarda, se io prendo l'acqua che scende, che esce, ci sparo dentro un raggio laser, vedete, il raggio laser arriva qui, rimbalza e rimane sempre all'interno del percorso di acqua. Cioè, se io sono al buio e io ho un eh, percorso di acqua che potrebbe essere uno shaft della piramide, con l'acqua nella stanza e illumino con un raggio laser, lo shaft o la luce che sostanzialmente si piega. Che cosa vuol dire questo? Che bastava il solito shamir attaccato a uno dei buchi, il shaft della piramide, lo accendevo e si illuminava tutta la piramide con dentro l'acqua. Questo è come si sarebbe vista là dall'alto la stanza del faraone con l'acqua dentro. Facile! Oh, questo, dal mio punto di vista, è anche una prova in più che ti dice che c'era dell'acqua nella piramide, perché se no sto lavoro non lo puoi fare. E quindi noi avremmo, il, il faraone sarebbe stato immerso praticamente, questa è una piscina vista dall'esterno, il fenomeno della rifrazione interna. Facile, con lo shamir che ci fai tutto. Vibrazione, luce. Acqua, gas, telefono delle prime conclusioni, conclusioni tecniche. Cioè, i dati della fisica praticamente ci, fanno, ci danno una spiegazione di questo. Eh, sa sappiamo se le cose stanno così come funzionavano le cose, però c'è sostanzialmente da dire che questo tipo di tecnologia era una tecnologia che. Ora non c'è più. Perché non c'è più? E non ce ne sono nemmeno le vestigia. Perché chi ha dato la tecnologia se l'è ripresa, che è molto importante nel mito, perché c'è scritto nel mito che le cose sono così. Mi ricordo in questo testo che io ho scritto diverso tempo fa con ehm, Salvatici, che eh, ehm, avevamo preso un, un antico testo eh, eh, sanscrito, Uh, vimanica shastra cioè il trattato shastra come funzionano i vimana viman vuol dire stanza abitata da esseri umani che vola ehm, sarebbe interessante ora parlare di come, come la, la lingua sanscrita è costruita Lì, eh, nella Silicon Valley sostengono che il sanscrito è la lingua meravigliosa per fare dei programmi pensate, dei programmi di computer il sanscrito, perché una parola sanscrita, eh, per esempio albero. Albero in sanscrito lo posso dire in mille modi diversi. Albero in sanscrito, eh, cosa che ha delle radici, che ha uno stelo e ha anche delle foglie. Questo è albero, oppure eh, cosa che, piantata per terra, produce ombra eh, quando ci passi sotto. Cioè è una parola che è una serie di istruzioni. È bellissimo per farci il computer, per farci il linguaggio al computer, pensate. Quindi vi ma nel, nel trattato, in questo trattato qui e in altri tantissimi trattati c'è scritto che le macchine volanti venivano date dagli dèi a coloro che comandavano il popolo per farci i cazzi loro. Dopodiché le macchine gli venivano riprese, erano dei regali che gli dèi davano, come... Nel, in tutto quel percorso che abbiamo fatto e che abbiamo detto finora, cioè gli Aztlan erano in combutta con eh, gli, gli esseri eh, che noi abbiamo chiamato Azura, e, e, e gli Azura davano la tecnologia agli Aztlan per, fare, per costruire le piramidi o chissà quale altra cosa. Lo shamir di Salomone gliel'ha dato Dio. Salomone sarà segas lo shamir. Detto proprio in termini tecnici. Quindi, e questa cosa qui eh, è messa in risalto anche, eh, messa in risalto questa cosa anche da una, una, una vecchia ipnosi regressiva che io feci su un addotto di mantide tanti anni fa e io chiesi a un certo punto nell'ipnosi io facevo delle domande che servivano solo per distrarre il soggetto, non perché mi interessassero problematiche tecniche, perché io allora credevo di essere il salvatore dell'umanità e quindi dovevo esorcizzare con un esorcismo tecnico l'addotto, gli dovevo togliere l'alieno da dentro il quale scappava. E allora ogni tanto quando si creavano delle situazioni di, di tensione facevo delle domande a cavolo per così distrarre l'alieno che stava dentro e che si, si agitava. Allora, come fate la mantide? Memoria alienativa di mantide. Come fate con quelle dita inadatte, io gli ho detto con quelle ditine, perché lo, lo disprezzavo, quelle ditine schifose, come fate a battere sul computer? No? E bene, si incazzava l'alieno. In inadatte ad avere sviluppato la tecnologia che utilizzate e la risposta è stata, noi non abbiamo sviluppato nessuna tecnologia, la tecnologia ci è stata data dalle gerarchie superiori. Anche all'interno delle ipnosi accadeva le stesse cose che poi nel mito troviamo, verificate nella storia. Noi non abbiamo più lo Shamir, se lo sono ripreso. Ecco questo volevo dire. E poi ci sono le conclusioni coscienziali. Allora, le conclusioni coscienziali sarebbero le più difficili di tutte, e sono le seguenti: perché mi sarò sbattuto le scatole? su questa cosa qui, che mi frega a me delle piramidi. Cioè, io studiavo dapprima il percorso degli alieni, poi la coscienza, poi a un certo punto mi sbatto con questa cosa della piramide di Cheope, sono costretto praticamente a forza a, a scriverci un libro sopra, e io mi sono chiesto a un certo punto, ma perché io, che sono, secondo il mio modesto punto di vista, il creatore del mio universo, perché inconsapevolmente mi sono messo di fronte a questo problema? che mi fa da specchio e la risposta è avvenuta. E secondo me la risposta è la seguente. Mi mancava una cosa da capire. Nel percorso dello studio alienologico che avevo fatto, io consideravo l'alieno un problema. L'alieno veniva e ti prendeva la tua parte animica. L'alieno veniva e ti rubava l'esperienza della vita. L'alieno non voleva fare l'esperienza della morte. Voleva che la facessimo noi al posto suo. Potremmo dire così, in un bignamino delle ipnosi. Non avevo capito che studiare il passato mi avrebbe portato a concludere che questa era la stessa cosa che facevamo noi sugli esseri umani. Cioè noi... Avevamo non solo passato, e oggi siamo in quella situazione, stiamo percorrendo il percorso recitando il ruolo di coloro che sono ghettizzati dall'alieno. Ma noi una volta eravamo ghettizzatori, cioè siamo, abbiamo veramente, stiamo concludendo veramente la nostra esperienza. Perché le abbiamo fatte tutte e due le esperienze, l'assassino e l'assassinato. Noi siamo responsabili, tra virgolette, come gli alieni sono responsabili su di noi. Noi siamo stati responsabili come vecchi esseri umani vissuti su questo pianeta che usavano le stesse tecniche in combutta con gli alieni, ma noi che ci credevamo razza superiore, sto parlando degli Astlan in questo istante, eh, abbiamo utilizzato le stesse tecniche. In parole povere, l'uomo... Ora storicamente sappiamo che ha fatto tutte e due le esperienze e questa secondo me è una cosa fondamentale, proprio una, un punto di partenza fondamentale per comprendere ora che la nostra comprensione sta arrivando alla fine, che abbiamo capito tutto quello che c'era da capire, perché noi eravamo e siamo stati l'uno e l'altro, siamo stati Shiva e Vishnu, non ci sono i buoni e i cattivi. Um, non c'è, ahimè, eh, Paragone, la Sarah Cunial da una parte e Draghi dall'altra. Non c'è Shiva e Visnu. Non ci sono due papi, eh, Bergoglio e Ratzinger. Non ci sono due presidenti degli Stati Uniti che si fanno la guerra tra di loro. Ci sono queste due gigantesche forze che ci hanno in qualche modo dominato e noi a volte nella storia siamo appartenuti a una a volte all'altra fazione. Abbiamo fatto tutte e due le esperienze. Questo era il risultato finale, secondo me, delle mie ricerche. Eh, se questo è vero, il ciclo si chiude. Ora possiamo fare in modo che chi non ha capito continui ad ammazzarsi tra di loro. E noi ce ne tiriamo fuori, io me ne tiro fuori. E ehm, questo cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente... Alla fine dei giochi, l'unico modo di eh, non, nelle, non incorrere nell'errore della dualità è non giocare. È l'unico modo di non vincere, è l'unico modo di non perdere. Fare in modo che, come nel mito, Shiva e Vishnu si ammazzano tra di loro. E come nel mito c'è scritto, l'uomo è l'ultima cosa che rimane vivo per sempre. Grazie.